thank you Benvenuti a Domenica Sport, cari amici di Telemolise, benvenuti a quest'altro appuntamento con il programma sportivo della domenica. Dunque, eh, ha perso male il Campobasso in casa: ha perso 3-0 dal Forlì, eh, è montata già una certa contestazione da parte dei tifosi rossoblù nei confronti evidentemente della gestione tecnica della squadra, poi ne parleremo diffusamente, Liserni ha pareggiato proprio all'ultimo respiro contro il Sant'Arcangelo mentre 2 a 2 ha ottenuto l'Olimpia agnonese sul campo del Castelfidardo era anche in vantaggio, la compagine di Mecomone, poi la partita è finita 2 a 2, in eccellenza benissimo il Boiano che ha battuto il Termoli anche se poco fa Abbiamo ricevuto eh, un messaggio da parte del presidente del Termoli Castelluccio che insomma, si, lamenta, eh, e si lamenta moltissimo della direzione arbitrale. Noi c'eravamo su questo campo, quindi più tardi vedremo il servizio, ce ne potremo anche rendere conto personalmente. Per quel che riguarda il Vasto Girardi, è tornato al successo tennistico contro il campo di pietra. È stato anche il fine settimana del Rally del Molise. Eh, C'è stata la prova spettacolo ieri sera intorno al vecchio Romagnoli di Campobasso, prova spettacolo intitolata a Giuseppe Matteo, troppo, eh, insomma, venuto a mancare troppo presto all'affetto dei suoi cari. Ma eh, insomma, poi è continuata oggi, più tardi, avremo un collegamento da Corso Vittorio Emanuele, dove appunto ci sarà Benedetta Fazio che ci dirà eh, chi ha vinto questo rally del Molise. Che cosa è accaduto ieri sera? È accaduto che. La città è ferma, paralizzata praticamente da venerdì perché chiaramente la prova spettacolo ci doveva essere intorno al vecchio Romagnoli, quindi hanno bloccato evidentemente tutto. Alle 8, ieri sera, ore 20, per qualcuno che è un po' pignolo, insomma, perché ho detto alle 8, ecco, vediamo le immagini, con tutta questa gente che era posizionata sulle eh, tribune del vecchio Romagnoli, ebbene è arrivato un rappresentante della Prefettura, ha detto abbiamo scherzato perché... La prova non si può fare per motivi di sicurezza, quindi hanno alle, alle 20, eh, quando la città e le autorizzazioni erano state chieste eh, da, da, da tempo immemorabile, Vedete, è stata fatta sfollare un po' di gente, il presidente dell'ACI Luigi Di Marzo si è assunto in prima persona la responsabilità di tutto quello che sarebbe potuto accadere, insomma, poi si è partito in ritardo, però insomma, francamente queste sono cose che si verificano soltanto a Campobasso perché insomma con una città poi per fortuna vedete anche, sono arrivate eh, le ambulanze per garantire la sicurezza e quant'altro ma sono cose che si verificano soltanto a Campobasso perché con una città ribadisco paralizzata da due giorni non è che eh, ci potesse essere il dubbio, non hanno chiesto le autorizzazioni perché altrimenti non avrebbero bloccato la città. All'ultimo momento è arrivato questo signore dalla prefettura, abbiamo scherzato, non ci sono le norme di sicurezza. E vabbè, si vede che eh, alla prefettura di Campobasso si ragiona in questo modo, in tutto il resto d'Italia, nelle prefetture di tutto il resto d'Italia si ragiona in maniera completamente diversa. Ma insomma è un discorso vecchio che facciamo sempre quando si tratta della nostra città, perché qua veramente in certi, in certi momenti Campobasso sembra essere veramente una città medievale, insomma, con le lampade, le fiaccole per strada, il banditore che passa la mattina. Sono le 5 e tutto va bene, così come vediamo nei film, perché noi non l'abbiamo vissuta questa realtà medievale, l'abbiamo studiata a scuola e poi vediamo qualche film. Però insomma, siamo veramente al paradosso. Insomma, vedete, hanno fatto sgombrare, come se poi quei posti in meno garantivano la sicurezza. Vabbè, ma ci Io, se volete, amici che avete eh, fatto questa trovata ieri sera, vi invito per domenica prossima eh, a parlarne qua eh, in diretta. Se avete naturalmente eh, gli attributi per farlo, perché evidentemente poi ci vuole anche eh, venire qui e dire effettivamente i motivi per cui c'è stata questa. però, per me, è una cosa assolutamente medioevale, tipo quando si facevano i rodei, queste cose, i cavalli che correvano sulle piazze delle città per infilzare con la lancia l'anello, sai poi chi vinceva sposava la figlia del principe, tutte queste cose che, delle quali abbiamo eh, sentito soltanto parlare in maniera assolutamente romanzesca. Va bene, capita anche questo a Campobasso, c'è anche la Corrisernia ad Isernia e ci collegheremo tra poco con Maria Antonietta Tortola perché questa bellissima manifestazione che ha raccolto una serie di cose, insomma la corsa a sei zampe, corsa eh, manifestazione per disabili, poi c'è stata anche la eh, Corri la scuola con tantissimi alunni, insomma veramente una bellissima cosa organizzata dalla nuova atletica Isernia del vulcanico Agostino Caputo. Sono stato un po' a lungo, però ti presento lo stesso, Sara Calaf. Al buonasera, mio fratello, buonasera a te, buonasera. è sempre naturalmente elegante, no? Sì, sempre elegante, sempre merito della boutique Luna Mora, sita in via Mazzini 14 qui a Campobasso. E con affetto saluto Pina e Cinzia Ferro. Perfetto. Bene, allora, Siamo direttore, diamo il via non? a questa puntata che è la numero 1140 di Domenica Sport. Per chi volesse interagire con noi tramite WhatsApp ed SMS, attivo il numero. 331 265 volte 2 oppure per chi lo avesse il numero del direttore. Oppure eh, potrete, potete seguirci in diretta sul canale 11 di Telemolise oppure sul canale 880 del Lazio oppure il canale 96 per l'Abruzzo. Ancora potete seguirci in streaming sulla pagina Facebook di Telemolise. Non avevo poi notato questo, questa, eh, questo, questo, questo abito leupa, leopardesco, stavo dicendo leopardiamo, sarebbe stato tutto un'altra cosa. No, Sarebbe cosa. stato un po' triste forse, un po' sì. pessimista. Leopardesco insomma, un po' selvaggio. Animali. Sì, eh. sì da questo, questo, questo tocco di, di foresta, no? di, di savana. Sì. Va bene, allora detto questo andiamo a vedere che cosa è capitato in questa domenica l'ultima sì. domenica di settembre, Parti questa è la schedina Allora partiamo con la schedina Juventus-Napoli 3-1-1 Inter-Cagliari 2-0-1 Bologna-Odinese 2-1-1 Chievo-Torino 0-1-2 Fiorentina-Atalanta 2-0-1 Frosinone-Genoa 1-2-2 Parma-Empoli è in corso Sassuolo-Milan alle ore 20.30 Sampdoria-Spal che andrà in onda domani alle 20.30, Chelsea-Liverpool 1-1-X, Cardiff City-Burnley 0-0-X, uh, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 2-4-2, Eintracht Hannover 4-1-1 e Augsburg-Friburgo che è in corso. Adesso passiamo alla Serie A, la classifica Juventus 21-Napoli 15, Sassuolo-Fiorentina-Inter 13, Genoa, Lazio 12, Roma 11, Spalla, Torino 9, Sampdoria, Udinese 8, Parma, Bologna 7, Milan, Atalanta, Cagliari 6, Empoli 5, Frosinone 1, Chievo, Verona meno 1. Adesso passiamo alla serie D. Campo Basso Forlì 0 a 3 Castelfidardo Olimpia Agnonese 2 a 2, Cesena San Maurese 4 a 0, Isernia Sant'Arcangelo 1 a 1, Montegiorgio Matelica 1-3 a Notalesco Jesina 2 a 0 Pireto San Giustese 1 a 1 Real, Real Giulianova Avezzano 2 a 0, Savignanese Recanatese 0 a 0 Vassese Francavilla 2 a 2. Adesso passiamo alla classifica. Notaresco 12, San Giustese 10, Cesena Matelica 9, Real Giulianova 8, Forlì, Francavilla, Savignanese, Sant'Arcangelo 7, Pineto 5, Montegiorgio Jesina 4, Reganatese San Maurese 3, Isernia, Vassese, Castelfidardo 2, Olimpia Agnonese 1, Campobasso 1, Avezzano 0. Adesso scendiamo in eccellenza. Matese Gambatesa 2 a 2, Vasso Girardi Agli Campo di Pietra 6 a 0, Venafro Roseto 2 a 1, Boiano Termoli 1 a 0, Frentania Sesso Campano 0 a 2, Olimpia ricciallife 4 a 1, Pietra Montecorvino treppini Matese 1 a 2, Real Guglionesi Rocca Sicura 2 a 3. Adesso passiamo alla classifica. Venafro Boiano 12, Vasso Girardo Treppini Matese 10, Rocca Sicura, Sesto Campano 7, Termoli Real Guglionesi 6, Olimpia Riccia Matese 5, Gambatesa 4, Frentania 3, Pietra Montecorvino 2, Roseto 1, Agli Campo di Pietro Allife 0. Passiamo in Promozione. Campo 19-19, Baranello 1-0, Cliternina 4-Torricchiauti 0-0, Donkey Sagnone Spinete 1-2, Biccari Aurora Capriatese 2-4, Castel di Sangro Aurora Ururi 2-1, Comprensorio Vairano Ripa Limosani 2-0, Polisportiva Fortore Trivento 0-1, Termoli 2016 Sant'Eliana 4-0. Passiamo alla classifica. Aurora Capriatese Comprensorio Vairano 10, Triventori Palimosani 9, Aurora Ururi 8, Donche e Sagnone Termoli 2016, 7, Campobasso 19,19 19, 6, Castel di Sangro, Biccarichite, Cliternina, Spinete 4, Sant'Eliana, Baranello 3, 4, Torrichiauti 2 e infine chiude la Polisportiva Fortore con 0. Va bene, allora questi risultati, eh, poi naturalmente più tardi ne vedremo altri. Intanto eh, vado a collegarmi con il tecnico dell'Olimpia Agnonese Antonio Mecomonaco. Buonasera mister. Buonasera a voi, buonasera. Buonasera, allora è arrivato questo primo punto stagionale. Sì, è arrivato questo primo punto da quello che si è visto in mezzo al campo sicuramente. Meritavamo sicuramente oggi la vittoria, però è un periodo che veramente ci gira tutto storto. Abbiamo anche oggi fatto, secondo me, una buonissima partita. Abbiamo subito anche oggi degli, infurti, degli infortuni di, di, di un altro difensore centrale, praticamente siamo rimasti, siamo rimasti quasi senza difensori. È un peccato, mi dispiace, perché comunque la squadra oggi sicuramente avrebbe meritato qualcosa di diverso perché veramente eh, si è espressa veramente bene. È normale che oggi ad oggi al minimo errore che noi commettiamo eh, ci fanno gol, ci fanno. Eh, gli infortuni ormai sono continui, sono, siamo andati anche lì senza alcuni giocatori fondamentali, però chi ha giocato ha dato tutto, ha dato e nel normale siamo contenti almeno per il primo punto, perché comunque si doveva muovere questa classifica, sperando che i ragazzi capiscono che comunque hanno un buon potenziale e cercare di fare bene nelle prossime partite. Sì, mister, io ho visto un po' la partita, quella di mercoledì, effettivamente... E insomma, credo che non meritaste assolutamente la sconfitta, anche se eh, probabilmente lei eh, lo ha eh, evidenziato prima di me. Certe volte, insomma, eh, probabilmente siete un tantino ingenui. Assolutamente sì, questo fa parte del, del nostro gruppo perché siamo una squadra molto giovane eh, ed è normale che i giovani... Eh, fanno molte cose buone e poi qualche errorino lo commettono. Poi eh, al primo errore eh, prendiamo anche gol, eh, è un momento che, che, che ci gira un pochettino storto, però io penso che per quanto riguard riguardano le, le prestazioni che abbiamo fatto, abbiamo fatto sempre mh, delle buone prestazioni, eh, certamente eh, dobbiamo, dobbiamo comunque cercare di portare... Eh, casa il risultato quando noi facciamo queste prestazioni perché partite come oggi dove il primo, la prima mezz'ora secondo me dovremmo stare almeno di due gol sopra è normale che poi quando, quando non chiudi la partita poi anche eh, c'è anche il momento della squadra avversaria e, e poi ci si mette anche un pochettino la sfortuna a cui io non credo tanto però ecco eh, diciamo che ci si mette anche un pochettino la sfortuna ed è un peccato perché questa è una squadra che se acquisisce autostima secondo me è una squadra che può fare molto bene. Va bene, mister. Allora, in bocca al lupo per domenica prossima per dare diciamo anche continuità a questo punto. Grazie, grazie a voi, buona serata a tutti. Ringraziamo il tecnico dell'Olimpia Agnonese Antonio Mecomonaco, sempre disponibile, sempre molto cortese nei, nei nostri confronti. E allora Sara andiamo a eh, vedere anche sì. la, pagella, no, questa, sì. questa, la pagella di questa Vediamo la pagella dell'agnone che ha pareggiato per l'appunto con il Castelfidardo. La pagella in collaborazione con. GC Motors, vendita auto plurimarche con rateizzazioni personalizzate, noleggio, Agnone Zona Artigianale, Pescara Viale dei Pini, GC Motors, l'auto che sogni. Guzmanovic 5, Corvo 5, 5, Gentile 5, 5, Ricciardi 7, Bisceglia 6, Cassese 6, Peic 6, Salifu 6, e 8,5, De Stefano 5, De Zai 6. Sono entrati Niang 5, Sorgente senza voto, Cerase 5. Eh, Sara, c'hai anche i marcatori di questa, Assolutamente di questa partita? Sì, abbiamo una doppietta di Yahoo, poi abbiamo un gol di Lignani e poi Calabrese all'ottantacinquesimo del secondo tempo. Va bene, vado a collegarmi con eh, dunque Rosanna Esposito nella nostra redazione di Isernia, anche se in questo momento vedo inquadrato eh, Filippo Argano. Vabbè, vado da Filippo Argano. Allora, buonasera a te Filippo, buonasera eh, per, eh, per la partecipazione a questa trasmissione. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori, grazie ogni volta vengo con molto, vengo molto piacevolmente, insomma è sempre un piacere. Filippo Argano, preparatore atletico della Isernia che ha guadagnato il suo secondo punto consecutivo perché dopo il pareggio di mercoledì c'è stato un altro pareggio questo pomeriggio, saluto anche Rosanna Esposito, buonasera a te Rosanna. Buonasera direttore. Eccoci qui nella nostra redazione di Isernia. Hai già avuto modo tu di presentare il nostro ospite, il nostro ospite Filippo Argano, che quest'oggi contro il Sant'Arcangelo era in, in panchina a guidare i suoi. Una, un buon punto portato a casa dal, dall'Isernia. Un punto eh, che si va a sommare all'altro eh, guadagnato in trasferta nel turno infrasettimanale. Poi vi faremo vedere le immagini di, di questa gara, ho commentato eh, una, una gara un po', un po' noiosa, le squadre si sono un po' annullate, però l'importante è che eh, l'ISERNIA sia riuscita a portarlo a casa a questo punto. Senz'altro, proprio questo era l'importante anche se allo scadere, ma i punti naturalmente poi si contano alla fine, ora eh, i gol si arrivano all'inizio, alla fine, insomma quando arrivano arrivano, l'importante è che arrivino, vado a Termoli nella nostra redazione adriatica. Dove c'è Pino Somma che ha riguadagnato la strada di casa da questa trasferta a Serra Capriola? Pino. Buonasera, direttore, buonasera anche a tutti i nostri telespettatori. Noi siamo di rientro da Serra Capriola, abbiamo seguito il confronto fra la Frentania e il Sesto Campano. I pentri si sono imposti vincendo in trasferta per 2-0 con la doppietta di Bomber Capaccione. Parleremo di questa partita col mister Leo Tanga, allenatore della Frentania una buona Frentania che ha ceduto forse il passo nel primo tempo, però nel secondo invece si è fatta eh, è riuscita ad andare avanti cercando di recuperare il confronto, però non è stata brava a rimettersi in car careggiata, però ha giocato una buona partita nel secondo tempo. Ne parleremo comunque con l'allenatore Leotanga che ci sta per raggiungere nei nostri studi. Benissimo Pino, per questo primo collegamento presento anche gli ospiti che ci hanno raggiunto nel nostro studio di Campobasso, sempre prestigiosi lo sono evidentemente anche stasera perché eh, insomma abbiamo saluto e ringrazio Serena Minicucci che praticamente ci viene a trovare almeno una volta eh, nel corso di ogni stagione agonistica, Serena Minicucci che è una bravissima eh, cantante fa altro nella vita perché insomma non riesce purtroppo a eh, mantenersi soltanto con il, canto, con il canto però insomma bravissima cantante io mi ricordo la prima volta vero Serena ti ricordi ti ho visto al Savoia sì. che facevate quella il eh, musical Sister Act cuore sì, vero? Sister ho detto act. ma questa ragazza qua ma guarda adesso perché poi in studio c'è anche Giuliana Fasolino perché a me la sorella di Giuliana Fasolino, ti saluto Giuliana buonasera, buonasera anche a te, e saluto anche Antonio Antonio Dai. Minotti che ci è venuto a trovare io andai al Savoia convinto che, mi aveva detto Daniela, tua sorella eh, c'è cioè Giuliana che è bravissima a cantare, che fa un musical sono andato al Savoia, alla fine ho detto, caspita è brava Giuliana Fasolino, qualcuno vicino a me ha detto no, perché questa si chiama Serena Minicucci, ti ricordo <ride> e ti ho invitato subito Qua, te lo ricordi? Sì, 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 è vero. Eh? Poi l'anno scorso hai partecipato a Telemolise nel cuore, la stessa cosa ha fatto Giuliana eh, due anni fa. Mi sembra. Allora, raccontaci un po' come sono andate le cose in questo periodo in cui non ci vediamo. Ma molto bene, devo dire, eh, per fortuna il mio progetto musicale continua a crescere e spero continui a crescere sempre di più. Eh, Quest'anno sono stata anche ospite del jazz in campo e, e poi il progetto al quale ho partecipato insieme alle, altri cantanti, alle altre cantanti molisane e spero di continuare sempre di più su certamente, questa strada. Certamente lo farai sicuramente. Eh, tra l'altro tutte queste cose che hai detto io le so, io le so perché insomma devo dire che sei una ragazza oltre che una bravissima cantante, una bravissima ragazza nella vita quotidiana però sei anche molto educata perché grazie. ogni volta che fai una cosa mi mandi un whatsapp dici vedi che io sto là eh, se vuoi insomma facciamo questo spettacolo e di questo ti ringrazio insomma, io vi invito perché... mi penso sempre <ride> grazie no lo so perciò ti sto ringraziando poi poi faccio dire una cosa anzi facciamocela dire subito Antonio perché tu sei minoranza qui abbiamo queste due belle delle cioè, cantanti chiaramente belle brave non... ragazze e belle brave cantanti perché poi nella vita una eh, insegna Giuliana l'altra lavora in una casa di riposo a Limosano quindi insomma fanno altro Giuliana buonasera a te Sera a tutti buonasera direttore eh, tu, Grazie tu, tu, per tu sei venuta anche tu no, a Telemolise nel cuore Telemolise nel cuore due anni fa se non sbaglio insieme al maestro Tonino Colaggiovanni Giovanni da allora ci sono state molte altre iniziative e l'ultima delle quali è stato il concerto nella serata conclusiva di Vivi la tua città, concerto Cuore di Donna, al quale hanno preso parte tutte le colleghe molisane, non proprio tutte, però abbiamo fatto un. Ne eravate 11. Eravamo 11 cantanti. Squadra di calcio. Undici, una squadra di calcio, sì. Con a capo la nostra madrina Renata Marano e ci tengo a ringraziare tutte le cantanti, quindi Renata Marano, Enza Giamberardino, Fabiola, eh, Fabiola Valerio, Vania Trevisonno, Serena Minicucci, Mo se ne qualcuna, infatti sto contando, no. Vittoria Di Bartolomeo, ehm, Alice Cascitelli, Donatella Talarico, ehm, Cristiana Antoniani, e chi ci manca? Manca una. Vabbè, la ricordo, Vittoria l'ho detto, Vittoria. sì. Vittoria, no, Vittoria l'ho detto, Fabio la Enza, la Alice città. Enza. Enza sì. Vabbè. Vabbè, adesso se ne è dimenticato qualcuno, se ne farà una ragione. Però insomma un bel progetto. Un progetto tra che. Tra l'altro tra stato... poco vedremo mm. anche un contributo di, su, questa, sì. su questa serata, perché è stata, è stata una bellissima serata, tantissima sì. gente. Tantissima gente, era veramente piena la piazza e pieno tutto il corso. E ringraziamo tantissimo l'assessorato alle attività produttive nella persona dell'assessore salvatore cola giovanni che ci ha permesso di poter realizzare questo progetto che era stato promosso eh, dall'associazione musicale wagner di campobasso e ideato da me con la collaborazione di francesco cipullo eh, che eh, era a capo della band che ha suonato per noi i quasar h7 ringrazio anche quindi i quasar h7 e anche la consigliera di minoranza Carla Pasolino sì, sei venuta qua per ringraziare gli altri, alla fine l'hai organizzato tu. L'ho organizzato concerto. io sì, perché eh. questa era un'idea che io avevo in cantiere da un po' di tempo, eh. quella di far cantare tante donne insieme per promuovere appunto la collaborazione tra di noi, questo spirito di collaborazione certo, tra di sì. noi. E poi il messaggio che c'era per la serata poi era quello. Delle donne? Della sensibilizzazione sì. contro la violenza sulle donne. Quindi un messaggio da Poi Vi ho ritrovato alla Mater Ecclesia una sera. Eh, se la sera non sì. è venuta, ci mancava <ride> soltanto lei. Sì. Eh, vi ho ritrovato, Renata cantava. Vabbè. Antonio Minotti, buonasera a te. Buonasera. buonasera che voi. dire? Come vogliamo commentare questa giornata delle Molisane di Serie D? Purtroppo Male il Campo Basso, male, credo, sì. No? male sì, non tanto per il risultato, perché il risultato, però come è avvenuto il risultato, la cosa diciamo che lascia pensare è come è avvenuto il risultato, non è tanto il 3 a 0, è proprio c'è stata una debacle totale. Mi sembra che hanno fatto pochi tiri in porta il Campo Basso, quindi non ha reagito a nulla. Eh, bisogna rimboccarsi le maniche perché la vedo dura, la vedo dura. Isernia buon punto, Isernia è una squadra di giovani che. Fatta e basata sui giovani Quindi loro tutto quello che fanno Lo fanno con, con tanto spirito di sacrificio Questi ragazzi te lo posso garantire E anche per l'Agnone è venuto questa Agnone sì ha cominciato pure, Parlava di sfortuna Fortuna però insomma Alla fine si compensa Alla fine dell'anno Speriamo che anche l'Agnone Esca fuori da, questo, da, questa... da questa bassa classifica Perché è preoccupante Aveva perso due partite in casa Però insomma È stato anche un tantino L'allenatore L'abbiamo sentito attentamente sta... Io le ho viste le due partite che ha perso È stato anche un tantino Sportuale. Sportuale. Sara. Allora, direttore, tra i messaggi che sono passati in sovraimpressione, come lei ha potuto vedere, a parte io ovviamente io mi sto contro Luce, però no, dimmi tu, ragione. mi fido ciecamente. <ride> allora, a parte ovviamente i commenti su, eh, Amari per quanto riguarda la sconfitta del Campobasso, eh, le riporto i saluti di Danilo Ciocca, Giuseppe Malorni, ovviamente Vittorio Reale e poi c'è Alfredo Silvestri, il nostro telespettatore che le chiede un parere sull'Isernia e sulla Mostra Viola. Sulla, sulla mia e la sua viola, <ride> che è la Fiorentina insomma, vabbè, sulle viola, ha, ha sì. detto, io mi fido di quello che mi dice Antonio perché è una squadra giovane, ma hai detto... Ah, sì, sulla gioventù sulla, diciamo, gioventù, sulla però, gioventù, però insomma probabilmente, ma serve qualche puntello per... Sì, servirebbe qualche altra cosina, però strada facendo. strada facendo. Strada, sì. però, insomma, non c'è l'urgenza immediata perché mercoledì a Recanati hanno giocato veramente bene contro una corazzata che. Si sono eh, mangiati un gol Si sono ehm. un gol, Cosa sì, veramente da 1000 e, parli, e parliamo due ragazzi di un 99 e di un 2001. Vabbè, parli, ma può essere pure del 3000. Però, o del 1000, del diciamo, diciamo che. Eh, però, se alla una foto, Comunque, c'è stata una reazione. A giocare a Recanati sì. non era facile. Dopo due sì, se sì, 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 sì. potevano, buon punto. oggi contro il Standard che secondo me è una, è una buonissima squadra, pure hanno preso il punto, quindi se la giocheranno fino alla fine, ma si salverà a occhi chiusi. Va bene, ha risposto Antonio per me sulla, okay. sulla Fiorentina, ma io non cambio molto quello che ho sempre sostenuto anche lo scorso anno, oggi ha vinto una bella partita fino all'1-0, eh, rigore, rigore su Chiesa, realizzato da Veretò. In realtà l'Atalanta avrebbe meritato probabilmente di più, però dopo il gol ha gestito benissimo e poi ha raddoppiato con Birac. Per me può fare un ottimo campionato, a patto che Pioli eh, faccia le cose di cui è capace, perché se comincia a pensare cose di cui lui non è capace, allora comincia a, essere, com comincia a esserci qualche problema. Altrimenti, per me, farà un ottimo campionato. Pubblicità. Pubblicità, direttore. Due minuti di pausa, rimanete con noi. Sempre in diretta da Telemolisa, sempre in diretta con Domenica Sport, il programma con più tentativi di imitazione, ma tutti fallimentari, tutti falliti. Allora, Gianni Bruno, buonasera a te. Buonasera, sono tornato da poco da la rovinosa sconfitta inter da da Waterloo. Da Waterloo. Sì, la sconfitta. Che mi hai mandato certi messaggi durante la partita veramente di, di uno sconforto totale perché vabbè. poi lo documenteranno le immagini il Campobasso non ha giocato il Forli ha vinto 3 a 0 ma avrebbe potuto vincere in maniera molto più rotonda parleranno le immagini a fine partita protesta fuori dai cancelli di Selvapiana dei, di, al, di un gruppo di tifosi che sono usciti collettivamente giocatori con i due allenatori Mandragora e Minadeo che attualmente sono responsabili di questa situazione, le scuse ci sono state ma mh, sinceramente le abbiamo sentite due volte in un mese di campionato quindi non so per quanto ci possiamo, ci vogliamo ancora scusare, la squadra non gioca a calcio, il campo basso non gioca a calcio questo dicono le prime quattro giornate di campionato, ha subito 11 gol in quattro partite quindi Difesa o no, insomma, è una squadra che davvero è, oggi è letteralmente crollata, non ha fiducia in se stessa, è responsabile l'allenatore, nessun altro. Va bene, eh, io ti, ti, ti credo sul, sulla parola, hai visto in chiesa quando si dice parola, no, no, ma io non so, finiscono devo... di leggere il Vangelo, parola. Di Dio, e poi non, non so Non sono il depositario, no. cioè, l'ho vista la parte. Vabbè, partita. era un esagerato sì, 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 <ride> della verità. Sulla Va bene, abbiamo Maria Antonietta Tortola dalla piazza di Sernia. Maria, Maria Antonietta. Sì, direttore, buonasera, buonasera a tutti i nostri amici telespettatori. È uno spettacolo magnifico quello che stiamo vedendo in città quest'oggi. Eh, la Corri è già partita alle 16 ed è già finita. È stata vinta dall'atleta conosciutissimo Molisano Campobassano Ivan Di Mario. E alle 6 è partita anche la gara dei bambini. Circa 900 i giovani che hanno partecipato alla manifestazione. Vediamo i papà e le mamme veramente affranti per questi pochi metri che devono percorrere mentre i bambini sono assolutamente entusiasti, è una festa davvero molto molto bella, non si tratta più di, una, di un evento sportivo ma di un evento per le famiglie. E dunque, eh, sicuramente è uno spettacolo di cui non gode soltanto la città di Isernia, ma l'intera provincia. Attendiamo con ansia anche eh, la gara, la vera gara eh, che ci sarà alle 19:00 con la partenza all'americana. E abbiamo qui con noi Luciano Di Pardo eh, per, un saluto, per un saluto, e ci dirà chi sono gli atleti che partiranno. Buonasera. Chi sono gli atleti che partiranno Luciano per l'americana? Avremo il campione d'Italia dei 10.000, il campione d'Italia del 5.000, il finalista mondiale del 3.000 indoor, il finalista europeo del 3.000 seti, e diversi giovani del panorama nazionale e anche logicamente locale. Grazie Luciano per queste anticipazioni, naturalmente per i nomi uh, più tardi, alle 19 lo start per l'Americana, intanto uno spettacolo meraviglioso, questi bambini con uh, la maglietta arancione, con il mammut del paleolitico di Isernia, davvero una bellissima giornata, linea a voi e ci risentiamo più tardi. Va bene, grazie Maria Antonietta Tortola, io ho ricevuto un paio perché come diceva prima Sara, chi c'è là può interagire anche direttamente con me, eh, chi ha il mio numero. Naturalmente, allora, intanto saluto Alessandro Lancellotti che ci sta seguendo da Vicenza, naturalmente via streaming. E quindi, saluto tutti quelli che ci seguono eh, su streaming da tutte le parti d'Italia e del mondo perché abbiamo delle vere e proprie, proprie colonie in Argentina, Venezuela, insomma, Nord America e, insomma, e tanti altri posti dell'Italia e d'Europa. Poi, eh, Francesco Brunale, che praticamente è un nostro collaboratore. Che eh, sul campo basso scrive: Rischiamo di, re di retrocedere così come siamo. Non capisco perché non prendere calciatori marchigiani. Il Forlì aveva Ambrosini, che sono anni che segna in questo girone. Il centrocampista centrale era il regista della Samb. Grazie, Francesco, per questo contributo. Io non lo so perché non prendano calciatori marchigiani. Giriamo questa domanda, eh, voglio dire, alle eh, persone che eh, hanno rilevato questa società. Allora, eh, Giuliana hai ricordato l'undicesimo nome? Assolutamente sì, Valentina Abruzzese. Tra l'altro lei cantautrice Molisana, infatti è stata l'unica delle undici a presentare un suo pezzo, un suo brano e quindi ringraziamo anche Valentina. Eh, per meno male che te la sei ricordata. Ha detto Antonio, allenatore. <ride> non allenatore? Non in questo caso, diciamo che ero io a coordinare, a coordinare il tutto. Insieme, eravate, eravate in 11. Con l'aiuto di Francesco Cipullo e ringrazio tanto anche Assunta Cipullo che ci è venuta in soccorso proprio in extremis, perché doveva presentare il nostro spettacolo Meriggio. La quale, però, a causa di una faringite, una forte faringite, non ha potuto proprio all'ultimo momento. E, e quella lei. Assunta Cipullo è stata lei la nostra presentatrice. E poi ci sono stati anche due collegamenti dall'estero, con due cantanti Molisane: Chiara Izzi da New York e Nancy Cardo da Perth in Australia. Perfetto, intanto ha segnato il Parma, si sta giocando un posticipo del campionato di Serie A: Parma 1-Empoli 0. Noi eh, abbiamo seguito ieri l'anticipo, vero Sara? L sì. la, la partita del Vasso Girardi. Vasso Girardi e Agri Campo di Pietra, il Vasso Girardi vincente per 6-0, ma vediamo il tutto nel servizio di Pierpaolo Amodei. Dimenticare la battuta d'arresto di Roseto, questo l'obiettivo di un Vasto Girardi, candidato all'assalto di categoria diretto, ma che dopo tre giornate si ritrova a dover inseguire. Sfida interna contro l'Acri Campobasso e Campo di Pietra, diretta dal signor Mastroianni della sezione di Sernia. Un minuto di gioco, corner dalla sinistra, stacco di Ruggeri che impatta sul legno. Altri 120 secondi e Calcagni invece batte Borreca per il vantaggio giallo-blu scuote la testa il campo di pietra sinistro di D'Aversa che impegna i guanti ad abate. Si ritorna però dall'altra parte del campo, contatto Meo da D'Aguanno per Mastroianni e calcio di rigore che trasforma Sergio Ruggeri dalle 11 metri. Borreca intuisce e tocca ma non evita il 2-0. 24 gol annullato a Cross di D'Aversa, stacca Ciocca che ribadisce dopo il miracolo di Abbate. Però in posizione di fuorigioco... Torna ad attaccare il team Altomolisano che trova il trissa alla mezz'ora con Di Mauro che, servito da Di Lullo, batte ancora Borreca. 36esimo, De Vizia chiude il triangolo con Petrone che mette in condizioni da Guanno sulla linea di porta di calare il poker. Prima dell'intervallo c'è tempo anche per il 5-0 messo a segno da Petrone sul corridoio. Aperto da De Vizia con il pocherissimo schieramenti negli spogliatoi con Danilo Scarinci in regia vi mostriamo le immagini del secondo tempo dove il parziale si sposta sul 6-0 dopo 12 minuti grazie all'euro gol di Daguanno che mette a segno la sua doppietta personale. 22esimo Cea offre a Grillo che si vede annullare però il gol per posizione di fuorigioco. Alto Molisani che allentano la pressione nel finale del Zingaro per un nulla. Manca la rete della bandiera. 6-0 il definitivo con il Vasto Girardi che torna a macinare gioco e punti, riportandosi a meno -2 dal Venafro vittorioso nell'altro anticipo col Roseto. Agli Campobasso e Campo di Pietra invece ancora ferma al palo con 0 punti. Quando all'inizio ho parlato del riepilogo di questa trasmissione ho dimenticato colpevolmente di dire che ieri è iniziato anche il campionato di Serie 2 di basket femminile. La Molisana Basket Campobasso ha battuto l'Atena Roma al Pala con il punteggio di 62 a 52. Tra poco vedremo anche il servizio. Di questa partita che abbiamo appena, appena visto eh, Sara, abbiamo, abbiamo le due pagelle. Entrambe le pagelle, le pagelle del Vasso Girardi e dell'Acli Campo di Pietra. Vediamole insieme. La pagella in collaborazione con Gam Consulting Group. Servizi sul prodotto, settore automobilio, settore ferroviario, servizi di engineering, servizi di logistica. Partiamo con il Vasso Girardi, Abate 6, Lepore 7, Devizia 7,5, Di Lullo 7,5, Ruggeri 7,5, Sabatino 7, Di Mauro 7,5, Marinucci 7, Calcagni 7, Petrone 7,5, Da Guanno 7,5. Sono entrati Cea 6, Persico 6, Cipriano 6, Grillo e Fatone, anche essi con 6. Passiamo alla pagella del campo di pietra. La pagella, in collaborazione con. Farmacia De Socio, prodotti veterinari, cosmetici per l'infanzia e fisioterapici. Si eseguono analisi del sangue e delle urine complete a Campo di Pietra, a pochi minuti da Campobasso. DM Service, trasporti e traslochi nazionali e internazionali, pacchinaggio e falegnameria, deposito mobile, preventivi gratuiti. Borreca 4, Meo 4, Santoro 4, Antoniani 4, Rossini 4, Lombardi 4, Digbo 4, La Penna 4 Ciocca 4 Del Zingaro 4 Daversa 4,5. Sono entrati Rivellino, Gala, Moffa, Cefaratti tutti senza voto. Hanno perso 6 a 0, quindi evidentemente insomma, la pagella risente evidentemente, se vai male, se, 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 se vai male a scuola, insomma, altro che 4, 4 te lo danno oggi. Ai miei tempi ti mettevano 2 meno o meno mi ricordo che volevo, avrei sempre voluto chiedere a, alla nostra insegnante di latino e greco che era quel meno meno due meno meno cioè che differenza c'è stata era uno e mezzo secondo te Serena Minicucci e due meno meno secondo te era per rincoraggiare no? uno vede il due invece eh. dell'uno <ride> se vedi il due <ride> però vedi anche Spiritusa Giuliano, eh? tu questi voti non li metti no? no, no. assolutamente no assolutamente. non sono Far... così cattiva ma tu insegni alle medie? Insegno alla secondaria, sì, di primo no, grado. Ma si mettono sempre i voti o si mette il giudizio? Eh, I voti. Ah, i voti. Sì. Vabbè, però tu non metti uno e mezzo oppure no, due meno uno. Perché sai, io, uno... cioè, ma, ma, Serena, mi negozia qualcosa. Se in di... merita, io non è che sono giusta, diciamo. Se e ci no. eh mancherebbe no? Ma pensavo a quello che ha detto Serena: dice, con l'uno e mezzo ti scoraggi, <ride> con due vero. meno meno, vai a casa e anche <ride> i genitori insomma hanno tutto un altro impatto. Quanto hai preso? Due meno meno? Se dicevi uno <ride> e mezzo. Allora Gianni, abbiamo un episodio. Sì, relativo a Vasto Girardi, Campo di Pietra ha protestato la squadra ospite perché? Andiamo sul nostro touchscreen, andiamo a vedere perché eh, praticamente c'è questo taglio in area di rigore, vedete da parte di Daversa che si porta il pallone sul sinistro, la palla morbida al centro dell'area di rigore, colpisce Ciocca, qui c'è la parata del portiere del Vasto Girardi e poi eh, è lo stesso... Ehm, Ciocca ha ribadito in rete Questo gol viene annullato dal signor Mastroianni di Isernia Per fuorigioco di Ciocca Dunque, ecco, credo, non ero lì Però credo che sia stato fermato tutto al momento Quindi non si può parlare probabilmente vai di gol Vai un goal. po' avanti perché voglio vedere la bandierina del guardaline Perché in questo momento è ferma Se vai un po' avanti con le immagini Vedi, ancora eh. c'è giù. Vado Quando più il a rilento cross. Qui cross Vedi? Ancora è giù Ah, adesso... No. Adesso l'alza Quindi a... non parliamo di gol annullato probabilmente. Eh, è, no, stata vabbè, prima la... è sempre gol annullato, però se sta... ci doveva essere l'interruzione prima, è gol annullato per fuorigioco, eh? Facciamo parlare. No, non te lo chiedo a te, Giuliana Serena, devo esprimere. No, no Antonio. No, sicuramente il guardialinea era in linea, ha visto il fuorigioco. Però si parla di una squadra che vinceva già 6 a 0. No, in questo momento vinceva 2 a 0, però insomma non Va cambiano bene, le cose. Diciamo che si vede nettamente che il guardialine quando parte il pallone... Ha impressione ci poteva essere il fuori Ci poteva essere il fuorigioco. Essere il fuorigioco sì. Va bene, Filippo Argano, nella nostra redazione di Isernia, che ne pensi? Sì, mi, mi fido del guardialine, del giudizio delle guardialine. Ci poteva stare. Allora, beh, poteva essere fuorigioco, vado a Termoli dove saluto e ringrazio Leo Tanga, allenatore della Frentania di Serra Capriola, probabilmente insieme al figlio Leo Tanga. Leo, eh, che cosa ne pensi di, questa, di, questa, di questo fuorigioco? Eh, sinceramente non l'ho visto, direttore, perché stavamo ancora per posizionare gli audio. Va bene, allora non, non, comunque l'episodio è questo. Non, eh, no, io non posso sapere da qui quando eh, posizionate gli auto, però l'episodio è questo. È stato annullato questo gol per fuorigioco. Eh, se l'hai visto vuoi dare un mi giudizio? Forigioco. Fuorigioco. Sì, fuorigioco. Perfetto. Allora sì, se mi sembra, sembra che ci sono tutti gli estremi per dire che era fuorigioco. Eh, Sara, hai notato qualcosa? Allora sì, a parte ovviamente sempre tanti saluti a lei e a tutta la redazione in particolar modo da Laudax Toro e poi eh, mi hanno chiesto di fare gli auguri a Lucas Carrano che oggi compie 5 anni e come lei direttore è gran tifoso della Fiorentina Ha 5 anni? 5 anni Cresce <ride> bene questo bambino, veramente, portatemelo qui che eh, gli, gli diamo subito il palcoscenico della diretta, portatemelo qui perché veramente a 5 anni tifoso della Fiorentina eh, significa che veramente ha il sangue, il sangue eh, che pulsa nella maniera, nella maniera giusta. Questo? Sì, poi ovviamente sempre i commenti amari circa la sconfitta grave del campionamento. Eh vabbè Passo. ma <ride> evidentemente la gente che era allo stadio anche il eh, può esprimere il proprio parere. No Antonio? 0 03 si commenta negativamente. Molto negativamente Molto perché negativamente, poi tu mi dicevi parliamo, e, e Gianni ha confermato che potevano essere anche di più i addir, gol Addirittura dall'immagine si vedevano proprio gol mangiati dal, da parte del Forlì, clamorosi. Su, su questo fatto delle scuse, che ne pensi tu? lasciano il tempo che trovano. Do, ma, io io do uno schiaffo, ti do uno schiaffo, domani mattina resta, ci incontriamo per pur, strada e scusa. Purtroppo restano i risultati amari, i risultati negativi, poi le scuse vengono dopo. Eh, bisogna rimboccarsi le maniche, ma sin da domani mattina. Giuliana, quando ho detto ti do uno schiaffo, subito ti è venuto in mente eh? la difesa delle donne in questa manifestazione. Vabbè, tanto lo davi a lui. No, eh, sì, è chiaro. Ma questa è tranquilla, qua stai assolutamente tranquilla, qua siamo assolutamente femministi. Ci sono più donne nella redazione sportiva di Telemolise che da qualsiasi, posto, da qualsiasi altro posto. Quindi assolutamente femministi fino in fondo. Ci fermiamo. Ci fermiamo, due minuti di pubblicità. Allora torniamo sempre in diretta, poi adesso vedremo anche qualche servizio, eh, qualche azione del campo basso in attesa del servizio. Intanto il Guglionesi, eh, Sara, ha perso sul proprio campo dal sì. Rocca Sicura eh, 3 a 2. Vero? Noi abbiamo la pagella. Sì, abbiamo la pagella del Rocca Sicura. La pagella in collaborazione con. Il Posticipo, quotidiano di informazione sportiva online. Raccontarlo è lo sport più bello. www.ilposticipo.it Maggi 7 di Giulio 6 e mezzo, Scampamorte 6 e mezzo, Gentile 6 e mezzo, Ranieri 6 e mezzo, Buonavoglia 7, Cifelli 6, Di Tullio 6, Renzulli 6 e mezzo, Giordano 8, Fraraccio 7. Sono entrati Lombardi e Padula 6 e mezzo, Corbo e Cataldo entrambi con 6. Non so se hai anche i marcatori di questa, di questa partita, perché no, di, di, di solito sui non... fogli... Vabbè, allora il Campobasso 1919 invece per il campionato di promozione ha vinto 1-0 sul, sul Baranello, giusto? Sì, vediamo la pagella del Baranello. La pagella in collaborazione con... Laboratorio Niro, analisi chimico merciologiche igiene ambientale, sicurezza sul lavoro. A Campobasso, in via Toscana. Edil Niro. Materiali edili, pavimenti e rivestimenti. Arredo bagno, camini, stufe. Zona industriale Campobasso. Fratangelo 6, Avasile 5, Muttillo 6 e mezzo, Niro 7,5, Niro 6, Paolo Antonio 6, Di Paolo 5,5, Venditti 7, Bisesto 6,5, Zurlo 7,5, Colalillo 6, sono entrati Silvestri e Carriero senza voto di Chiro 5 e mezzo. Questa, questa, Questo gol per il Campobasso 1919 lo ha Ad opera di Paduano. Fabrizio Paduano. Avevamo anche quelli sì, di prima ti della partita tra Buglionesi e Rocca sì. Sicura abbiamo Consolazio, Fraraccio, Edoardo, Montichiari e Giordano una doppietta di Giordano per il Rocca Sicura insieme a Fraraccio Consolazio, per il, Consolazio e Montichiari, e Montichiari, per, Montichiari. per il Guglionesi Fraraccio e Giordano una doppietta per il Rocca Sicura bene, allora eh, Serena Menicucci parte questa manifestazione a cui accennava eh, la nostra amica Giuliana eh, una serie di cose insomma hai fatto, hai cantato anche credo in serate al Blue note, sì. eh, perché vado un po' a memoria, però insomma stai dando diciamo, anche la giusta importanza. Avete rifatto anche Sister Act? Sì, abbiamo, abbiamo fatto diverse repliche dopo il primo anno. Insomma. Intanto questa è la serata di cui diceva Giuliano. Vai, vai, parla di te. È mentre sempre, sempre teatro strapieno. E biglietti venduti fino all'ultimo, insomma, è stato sempre un successo. Quindi insomma ti stai divertendo? Sì, eh. e questo è il bello di fare quello che ti fa stare bene, quello che ti fa divertire. E... Certo, tu hai iniziato insomma, un po' per gioco. Mm, sì, diciamo che forse è stato un errore non averci creduto abbastanza fin dall'inizio, magari se mi, se mi avviavo un po' prima sarebbe stato meglio, però meglio tardi che mai. Un percorso completamente diverso ha fatto Giuliana perché insomma è diplomata al Conservatorio in pianoforte, eh, ti impegni eh, in una serie diciamo di, di iniziative, iniziative come questa di il palco tra l'altro era bellissimo era bellissimo eh. sì devo dire davvero bello ringrazio per questo appunto coloro che ce l'hanno messo a disposizione e, comunque una serie di, di iniziative anche a livello organizzativo infatti ci hanno già chiesto di riproporre questo spettacolo stiamo valutando le varie cose le varie richieste e vedremo cosa succederà anche nel breve tempo. Ma periodo. guarda, te lo stavo per chiedere perché secondo me una cosa del genere va riproposta. Perché poi ho visto quella sera alla Mater Ecclesia, che sono venute un po' tutte. Eravamo eh? in quattro, sì, siamo eh, venuti, cinco, perché sei, comunque sei. tra di noi, ecco questo era quello, il, mio, il mio intento, era proprio c c era, credo, quello di creare C'era, credo, si chiama una... di cognome, c'è una che si chiama di Bartolomeo? Vittoria. Vittoria, che era Vittoria? a a me, che cantava, sì. naturalmente a a me, insieme a Renata Marano, a Renata, che cantava... Sì. Renata cantava in quell'occasione esatto. alla Mater Ecclesia, con il, la sua formazione. E Però cose del genere vanno assolutamente riproposte. Sì, c'è stato già richiesto, stiamo valutando, vediamo sì. cosa succederà. Va bene, abbiamo, eh, vediamo prima perché poi Gianni ce l'abbiamo per gli episodi. Allora, io credo che eh, ce li abbia la regia eh, relativi a Campobasso Forlì sono due episodi, due calci di rigore dati, uno al Campobasso e uno al Forlì, aspetto delucidazioni da parte della regia, così li possiamo commentare. Vabbè, intanto noi ci vediamo, insieme. facciamo così, sì. per, vediamoci un'altra pagella, eh, Sara, esattamente quella dello Spinete che è andato a vincere 2 a 1 sul campo della Doinkes Agnone, praticamente lo Spinete ha vinto al Civitelle. Vediamo la pagella. Sì, la pagella dello Spinete. La pagella in collaborazione con Il Don Giovanni di Nancy Martino, pasticceria e gelateria artigianali, eventi catering. A Spinete, seguici sulla pagina Facebook. Tortorelli 6,5 di Bartolomeo 7, Pietrangelo 7, Bautto 6, Calabrese 6,5, Cioffi 6,5, Cioffi 7, Cioffi 6, Di Petta 7, Calabrese 7, Iezza 6,5. Sono entrati Tagliaferri con 6,5 e Di Palma senza voto. Abbiamo anche i marcatori per l'Agnone degli Quadri e per lo Spinete di Petta e Pietra Nira. Non so, non vorrei sbagliare perché non riesco a capire. Eh, guarda, questa è scrittura io adesso non... No, eh. vabbè, <ride> vabbè, magari posso fossi... Ma diamo la okay. tanto Va se, vabbè, se hai sbagliato ci arriverà sicuramente la correzione, perché okay. qua come diciamo una cosa, eh, 30 secondi e ci arriva la correzione. Allora mi scrive Gino Albertosi, Antonio, mm. che ti saluta, saluta Bronzetti, mi uh -huh. dice, è il tuo soprannome, okay, grazie. E poi mi dice, eh, ci arrivano a Natale che si spegne la luce. Mm. <ride> Io testualmente, eh. <ride> ok? Però non ti voglio assolutamente coinvolgere insomma, in un discorso del genere. Piuttosto campionato d'eccellenza che sembra tutto scontato, Antonio, con la vittoria del Vasto Girardi ci potrebbe essere qualche sorpresa. Mm, guarda il Venafro mi sta sorprendendo, ti dico la verità, il Venafro mi sembra una squadra abbastanza quadrata, però alla fine la spunterà il Vasto Girardi perché la potenza eh, sia economica sia mh, potenzialmente, c'è un potenziale della squadra che fa paura. Ci un potenziale che fa paura, però bisogna. Bisogna comunque inquadrarli, sì, beh, è chiaro, bisogna sempre inquadrarli perché non è che i soldi fanno, fanno sempre le vittorie. La dimostrazione sono gli ultimi 3-4 anni, loro erano le, la società più ricca del Molise, però non hanno vinto nulla. Quindi ci vuole sempre e solo organizzazione. Va bene, intanto mi scrive Nicola Riccio della Pasticceria La Dolce Napoli che mi dice ciao, sono andato a vedere il campo basso, non ho visto una squadra, ma il popolo tifoso deve capire che la nuova dirigenza per fare bene ha bisogno di tempo. Io li trovo seri in verità e sono convinto che daranno soddisfazioni. Se poi vogliamo pensare solo ed unicamente alla partita di oggi allora eh, già non stanno avendo fiducia. Proviamo a dargli questa fiducia. Grazie di questo messaggio Nicola, ma io, noi non abbiamo tolto la fiducia a nessuno, noi non siamo eh, la maggioranza al governo che eh, può votare o non può votare la, fidu la fiducia. Al governo. Noi non abbiamo proprio parlato, voglio dire, di fiducia. Noi la fiducia gliela continuiamo a dare, però bisogna annotare quello che diceva Gianni Bruno: che in quattro partite questa squadra ne ha perse tre incassando quanti gol. Gianni: 15. 11 gol, facendone? Ne ha fatti due a Montesangiusto, tre contro il Francavilla. E sono 5, 5 e per, per noti i principi matematici sono. Allora, ha incassato 11 gol ne ha fatti 6, i punti in classifica sarebbero 3, in realtà sono 1, perché poi abbiamo questo bel regalo che ci hanno fatto i dirigenti precedenti, quindi siamo a 1, ma noi non stiamo parlando di fiducia tolta a nessuno. Noi diciamo che evidentemente ci sono dei problemi, perché se su, su 4 partite ne perdi 3, incassi 11 gol e ne fai 6, probabilmente ci sono dei problemi. Non è che eh, voglio dire, eh, si, eh, si, si risolve tutto con le scuse. Perché se quando andavamo a scuola eh, hai studiato la lezione, eh, professore, oggi va bene, oggi ti scuso, il giorno dopo, eh, ma professore, eh, la terza, quarta volta, voglio dire, eh, è, è ridicolo anche chiedere scuse. Insomma. Per me, io ho visto quel poco che ho visto di questa squadra, non ha assolutamente un gioco. Io trovo che. Uh, la difesa ribatte palloni che vengono lanciati avanti a caso e io ho visto da, da, delle, da, da tre partite che ho seguito una dal vivo e due uh, attraverso il canale televisivo in diretta che per me questa non è una squadra che ha gioco vogliamo accettare le scuse le accettiamo anche oggi a patto che veramente da domenica prossima si cambia registro perché non vorremmo che domenica prossima Abbiamo ancora a, a, da annotare le scuse, no? no scuse, come eh, si ma dice. No, ma le scuse di solito come, fanno. Come onore. si dice in dialetto lombardo, no? Si dice così, scusa. Chi le, chi, lombardo, chi le pone è un fatto onorevole per chi le pone, però certo, due per volte chiarità. in un mese, insomma. Poi non possiamo andare avanti a botte e discuti. A botte di e Saluto a Giuliano e Serena, due talenti molisani. Vedete, vi scrivono anche, secondo me sono i vostri, tuo, il tuo marito o il fidanzato di, <ride> <ride> di Serena, che ho anche conosciuto, davvero, allora, una sera. Eravamo in piazza. Quindi me lo saluto, anzi lo salutiamo insieme. Sì. Come si chiama? Luca. Luca, tanti saluti a Luca, tuo marito? Marco. Marco, ciao Marco. Allora Gianni, c'è cioè questo episodio. I due rigori di Selvapiana, il primo sullo 0-0, il secondo sul 3-0. Il primo trasformato da Ambrosini, lo vedremo nel servizio, il secondo sbagliato da Improta. Ma soffermiamoci sui falli, quindi andiamo sul nostro touchscreen e qui siamo all'undicesimo del primo tempo. Vedete Ambrosini che dribla un avversario, si tratta di Zec, mette questo cross dove non c'è il fuorigioco di Cortesi che spunta da dietro, vedete Cortesi che colpisce molto bene sul, seco sul secondo palo, miracolo di sposito, buona parata di sposito, qui ha tutto il tempo Cortesi di riprendere il pallone e qui c'è un'irruzione di dorsi del campo basso, qui riprende sposito ma il gioco è fermo per calcio di rigore dato al... Forlì, calcio di rigore praticamente dopo 11-12 minuti dall'inizio della partita Quindi questo è eh, quanto, qui già stiamo andando troppo oltre No, quindi... no, no, ma allora era rigore, Antonio? Sì, sì, sicuro rigore, l'area piccola è rigore netto rigore. Volevamo... Ah. Chiedevamo questa ai nostri ospiti no, min... Poi rivedremo le, le trasformazioni e gli errori nel corso del servizio Possiamo andare avanti Vabbè, ah intanto questo era rigore, lo chiediamo per conferma, ma insomma mi sembra abbastanza chiaro che è rigore. Però, pino somma, è rigore, no? Eh sì, è rigore, calcio di rigore. Calcio di rigore, Leotanga? Sì, rigore netto. Rigore Il è difensore è entrato veramente troppo, troppo frenetico. Filippo Argano è calcio di rigore, no? Uh, non ci sono dubbi. Non non ci sono dubbi. Sono. Io mi ricordo, anzi è ancora presente il nostro assistente di studio che una volta ha detto, forse lo voleva, no in dialetto campo o voleva Ciro. <ride> è proprio calcio, calcio di rigore. Questo no. è calcio di rigore, capito Giulia? Sì, sì, no, se non vai no, netto, <ride> se vedi dell'avversario... Davvero serie. fuori tempo dosso. Tanto netto, tanto inutile, cioè, tanto. tanto inutile. La cosa più grave è il fatto inutile che il difensore ormai... Aveva tirato l'avversario, quindi inutilissimo. Hai fatto bene a dirlo, perché Fu, era assolutamente. <ride> Quell'altro calcio di rigore. Quello in favore del campo basso. Siamo al 38esimo. Eh, qui andiamo avanti con le immagini. Siamo al 38esimo, le rallentiamo. Qui c'è un contatto fra. Ecco, vedete. Torno un attimo indietro. No, non lo vediamo più sul monitor. No. Yeah, dai. Eccolo qui, cross di Antonelli contatto in area fra Progna e Castellani questo contatto è stato punito con il calcio di rigore in favore del campo basso signor Scatena di Avezzano. Un attimo prima per cortesia facciamolo vedere un attimo allora, questo contatto il giocatore del campo basso con l'immaglia bianca eh? Sì. Andiamo avanti qui con le immagini. La palla si allontana Progna cade e il direttore di gara dà il rigore. Ha dato il calcio di rigore. Sì, Esposito. Rosanne Esposito secondo te il calcio di rigore eh? Per me no. Per te no. Filippo? Io sono d'accordo con Rosanna. Il difensore prende la palla secondo me, alza un po' la gamba, ma mi sembra un po' eccessivo il rigore. Andiamo a Termoli con Pino Somma. No. Non, non, mi non mi sta rispondendo Pino. Somma, probabilmente abbiamo avuto qualche problema. Ringrazio sempre la nostra regia per questa inquadratura. Dove vediamo appunto sei eh, situazioni scenografiche in un solo monitor. Antonio, per te? No, non era assolutamente... sicuramente non è rigore, prende nettamente il pallone perché si vedeva sull'altro giocatore. Quindi poi c'è stato l'intervento ma successivamente. Ma non, non mi sembra rigore. Non ti sembra rigore? Volete... Giuliano, vuoi parlare? Non, non, non mi chiede l'esenzione. Non mi sembra rigore. Non ti sembra rigore. No. Quello di prima? Quello di prima sì. sì. Eh, Serena? Neanche mm, a me sembra rigore. Perché se almeno col... da, da questa inquadratura. Eh, se colpisci prima il pallone non è mai rigore, perché anche se poi frani sull'avversario, però se è l'intenzione. No, no, sto parlando a termini di regolamento, non sto scherzando. Cioè se tu colpisci prima il pallone non è mai rigore, perché evidentemente quello che viene dopo è, è conseguenziale. Però insomma è l'intenzione di non colpire l'avversario. Allora, Pino Somma, adesso credo che te lo posso chiedere. Sì, adesso è tornato l'audio. No, non è calcio di rigore, c'è l'intervento preciso da parte del difensore che prende in pieno il pallone. Leo? No, no, non è rigore. Non è rigore, comunque poi in proda ha messo tutti d'accordo perché lo ha sbagliato. Eh? A posto! Va bene e poi dice forse ha chiesto scusa anche lui non, eh, ha scusa non anche lo so lui. perché in Proto ha preso anche un palo quindi doppie scuse però oh, doppie scuse. vabbè il palo non, non devi chiedere scusa perché insomma è sfortuna però sbagliate il rigore e ha chiesto scusa allora andiamo a vedere eh, dalla nostra regia di Termoli Frentania Sesto Campano vero eh, Sara? Sì Frentania Sesto Campano che si è conclusa con uno 0 a 2 in favore per l'appunto del Sesto Campano vediamo l'evoluzione della partita nel servizio di Pino Somma c'è delle armi in casa la Frentania che acquisisce la terza sconfitta consecutiva scende in graduatoria questa volta al comunale di Serra Capriola passa il sesto Campano con il più classico dei punteggi 2 a 0 firmato da una doppietta di Francesco Capaccione, entrambi gol sul calcio di rigore, parte bene la Frentania che dopo 8 minuti di gioco ha un'occasione buona con Falco ritrovato e rinserito al centro del, del gioco, il giocatore ha risposto alla grande, riuscendo a Entrare nei meccanismi di mister Leotanga all'ottava, la conclusione di forza da parte di eh, Falco che ha cercato di sorprendere Russo che in due tempi però è riuscito a far suo il pallone. Al decimo, al primo vero tentativo, il sesto campano trova il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il pallone viene allontanato. La sfera termina a quintigliano, ma c'è il contatto con eh, Mitolo che lo butta giù eh, proprio all'ingresso dell'area di rigore. Inflessibile Gagliardini che fisca il penalty nonostante le proteste della Frentane dal distretto schetto va a Capaccione, Delicari ci arriva ma nulla può sul penalty vantaggio Sesto Campano dopo dieci giri di lancette, la Frentania sembra scioccata dal gol Quintigliano su, su punizione disegna questa splendida punizione che si stampa sulla traversa e torna incredibilmente sul rettangolo di gioco la Frentania però in partita cerca qualche sortita offensiva e al diciottesimo ancora Falco a trovare lo spazio giusto ma questa volta la conclusione è ribattuta con i piedi da parte del portiere russo minuto numero eh, 24 con eh, Capaccione che viene atterrato da D'Ambrosio all'ingresso dell'area di rigore, il direttore di gara è inflessibile e concede il penalty, il calcio di rigore che viene eh, concesso dal direttore di gara e trasformato da Capaccione con Dell'Igarri che rimane quasi immobili e il 2-0 per quanto riguarda la formazione eh, del Sesto Campano che riesce ad arrivare sul 2-0, siamo nel finale di tempo quando c'è questo tiro ad in incrociare da parte di Iannetta con la sfera che si, eh, si spegne sul fondo, con le immagini montate da Alessandro Nardella. Siamo nella ripresa, e tutt'altra gara nel secondo tempo. Tutti aspettano la Frentania, una Frentania che cerca più volte la via del gol, però abbastanza sfortunata. Tre giri di lancette per Falco. Questa conclusione con la sfera alta, abbondantemente alta sulla traversa ci prova ancora la Frentania con questo pallone che arriva in area di rigore. La girata di Tarantino che eh, carica il sinistro, ma la sfera termina sul fondo. Ancora eh, la Frentania. Minuto numero 11 di Nicola di Forza arriva in area. Va alla conclusione, cercando il set più lontano della porta difesa russo con la sfera che termina alta sulla traversa. Siamo al 29esimo. Quando Falco di Forza entra in area, va alla conclusione, ma la sfera è ancora una volta alta sulla traversa. Siamo al 35esimo. Cacchione, buona la sua gara, ci prova dai 20 metri, ma non inquadra allo specchio della porta Frentania che macina gioco, però sotto porta non si fa vedere. Quando arriva, è come in questa occasione, sfortunato Tarantino con la sfera che va a lambire il palo alla destra del portiere russo, cattione la, la gran conclusione con la palla che viene intercettata in area di rigora probabilmente da un braccio, protesta la Frentania, non ci sta il direttore di gara Gagliardini che decreta il finale del confronto, vince il sesto che si impone per 2 0 sulla Frentania. Allora abbiamo visto il servizio, adesso vediamo la pagella. Sì, la pagella della Frentania. La pagella in collaborazione con... Dal 1845, antica macelleria del corso di Fabrizio Cacchione a Serra Capriola, in corso Garibaldi 63. Solo alta qualità, carni locali e prodotti tipici, competenza e cordialità al servizio della clientela, prenotazioni e possibilità di spedizioni in Italia e all'estero. Delli Carri 6, Mitolo 6, D'Ambrosio 5,5, Falco 6, Pignatelli 6, Mancino 6, Saracino 6,5, De Nicola 6, Mucci 5, Tarantino 6, Cacchione 6,5. Questa è la pagella della Frentania. Allora, eh, dunque, ci possiamo stiamo aspettando sempre il servizio di, eh, del pareggio dell'Isernia contro il Sant'Arcangelo. Mentre eh, insomma, abbiamo quasi pronto il servizio di Selvapiana, perché finora. Abbiamo visto soltanto eh, le azioni dei due calci di rigore. Ma noi ci fermiamo, ancora un paio di minuti. Allora, allora sempre in diretta da Telemolise, tra l'altro era passato un messaggio, vero? Eh, eh? Minotti, beato, beato tra, tra le, le donne. donne. Però sì. eh, l'autore, chi è stato? E soprattutto tra le cantanti, Guarda, due cantanti. Quindi... Tra le cantanti. Ma chi l'ha sì. scritto? Sì. So? È Raffaele, chi voleva scrivere? E' quello veramente, sta... Sembra di, Sta stare a a San Sembra di stare a Sanremo stasera. <ride> Sembra di stare a, a Sanremo, no, ma loro, queste sono brave veramente. Le, andò, eh. le ho viste, Non le veramente. sottovalutare. Giul Giuliana, Giuliana da piccola, eh, ehm. ma pure Serena. Ora, serena non serena quando, quando usa la canna. Voglio dire, è vero? Ma mi ha detto la che canna ti... vocale che, che ti mette a ridere subito un attimo, anche poi eh, l'ultima mezz'ora mi dedica Ho detto che sei una bravissima ragazza posso... La canna quanto metti in funzione? La, la canna l'Ugola, eh, Ho sbagliato a dire Allora, Benedetta Fazio, dal corso di Campobasso, Benedetta, hai eh, risultati del rally? Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti e telespettatori. Siamo qui in diretta dal corso di Campopasso, devo dire davvero affollatissimo. Siamo qui eh, tra i partecipanti della ventitresima edizione del Rally del Molise, che si è conclusa questa sera, si sta concludendo con le premiazioni qui in diretta. Ricordiamo manifestazione partita ieri sera con la prova spettacolo proprio nel capoluogo. Abbiamo qui. I primi tre classificati uh, delle, di tutte le manche di questa ventitresima edizione, quindi primo posto assoluto per la coppia Giuseppe Testa e Massimo Bizocchi a bordo della Ford Fiesta classe R5, secondo posto invece per la coppia Andrea Minichella e Daniele Renzetti della scuteria Biella Corse Scoda Fabia R5 mentre Uh, terzo posto per Gianluca Casadei e Cristian Isidori della X-Race Sport, sempre a bordo di una Skoda Fabia R5. Quindi, come dicevo, proseguono qui le premiazioni. Poco fa ha parlato anche il sindaco di Campopasto, davvero tante presenze qui uh, per ricordare. Uh, ricordiamo questa prova in memoria di un giovane ragazzo che è venuto a mancare troppo presto, Giuseppe Matteo, quindi tante presenze qui per onorare anche Giuseppe. Se per voi è tutto vi restituirei la linea. Grazie a Benedetta Fazio dal corso di Campobasso, andiamo a Termoli. Pino somma, eh, proprio un paio di domandine a, a Leo Tanga che insomma non è che è partito bene con la sua squadra. Ma Leo Tanga è abituato a queste situazioni, lo dico anche a, a, cercando di augurare ovviamente una pronta ripresa alla Frentani. Frentani che oggi ha giocato eh, benino, benino nel primo tempo ma benissimo nel secondo tempo dove credo che Tanga, adesso chiediamo a lui, abbia ritrovato un po' quegli uomini che cercava e che in queste prime giornate cercavano soprattutto l'inserimento in squadra. Mister, che dici te? Ma noi siamo ancora in ritardo, siamo in ritardo. Eh, è un cantiere ancora aperto perché eh, molti sono arrivati in, in ritardo e eh, oggi avevamo 7 undicesimi completamente nuovi e, e si fa quello che si può, stiamo cercando di, di accorciare i tempi, però c'è ancora tantissimo da lavorare sia da parte mia sia da parte poi anche di, di qualche giocatore che è in ritardo. E, ma anche la società, sicuramente credo ci dia una mano, eh, ampliando un attimo la rosa. Senti, a centrocampo ha inserito Falco, questo giocatore che state recuperando. È arrivato a campionati importanti. È un giocatore che oggi ha saputo dettare i tempi, soprattutto ha fatto salire la squadra, ha dato quantità e qualità al centrocampo. E su, su di lui che puntate in futuro per crescere, soprattutto raggiungere una posizione di classifica più consona alle vostre qualità. Sì, um, noi abbiamo uh, Falco è uno di quegli elementi che è arrivato um, qualche un paio di settimane fa, e quindi si sta, sta cercando di, uh, di ambientarsi con, con il gruppo e, e quindi anche lui diciamo, fa parte di quel gruppo che, uh, che deve un attimo assimilare uh, l'ambiente. Uh, però, uh, ripeto, oggi non guardiamo la classifica, ma guarda, cerchiamo di di migliorare la squadra e di mettercela tutta perché comunque eh, purtroppo gli, gli obiettivi e le premesse erano, erano diverse, ma in queste ultime settimane ci sono avuto dei problemi quindi ad oggi dobbiamo recuperare il tempo perso. Come diceva il direttore non siete partiti a mille, però si è abituato perché lo scorso anno hai fatto credo cinque sconfitte iniziali, però poi è stato il rush incredibile che vi ha, vi ha portato alla salvezza anticipata. Ma noi, devo essere sincero, l'anno scorso sono due situazioni alquanto diverse. L'anno scorso avevamo già una rosa ben definita dove si è potuto lavorare, da, non dico da subito, tranne qualche ultimo arrivo nell'ultima settimana di agosto, però avevamo un calendario proibitivo, ma le prestazioni erano già diciamo, all'altezza dalla prima giornata. Oggi invece eh, è stata la prima, veramente forse il secondo tempo, la prima prestazione che può darci un attimo di, eh, di autostima al gruppo, ma mh, dove abbiamo iniziato a mettere le basi. Quindi, eh, al di là di, di avere tre punti oppure zero punti, è proprio un discorso che, eh, che il cammino sarà molto più difficoltoso, secondo me, rispetto all'anno scorso, almeno in queste prime settimane. Studio. Va bene, allora andiamo a vedere il servizio della Molisana, eh, abbiamo avuto, hanno avuto insomma, in regia qualche problema per il montaggio di questo servizio, la Molisana Basket Campopasso ha debuttato ieri sera in casa contro l'Atena Roma per il campionato di serie A2 di basket, vediamo il servizio. Parte con un referto rosa la stagione della Molisana Basket Campobasso al Palavazzieri davanti ad un pubblico numeroso e caloroso le ragazze di Coce Mimo Sabatelli hanno la meglio sulla Tena Roma per 62 a 52. Non facile l'approccio al match. In un palazzetto sold out i fiori d'acciaio pagano l'emozione e chiudono il primo quarto sotto di 7, 11, 18 e il parziale. Le Campobassane però non si disuniscono eppure arrivando a meno 8 su 14-22 pian piano rialzano la testa e grazie ad un parziale di 15-8 contro il triple consecutive, due di Reani, intervallate da quelle di Marangoni, restano agganciate alla gara. Le squadre vanno all'intervallo lungo sul 29 la Molisana, 30 Atena Roma. Il ritorno sul parquet dagli spogliatoi da standing Innovation per le Campobassane e sulle ali delle Torri Rossoblù. Reani mette a segno quattro punti consecutivi. Gelinski con Solide e Ciavarella con una tripla chiude un parziale di 9 a 0 che crea un buon margine di vantaggio. Alla mezz'ora siamo 45 a 42 per il quintetto Molisano. L'ultimo quarto segna un nuovo strappo delle magnolie che controllano al meglio la contesa andando a mettere tre possessi di margine tra loro e le proprie avversarie con la tripla di Bove che segna il massimo vantaggio 62-52 poco prima dell'ultima sirena. Archiviato l'esordio per la Molisana Basket Campobasso, testa già alla prima trasferta stagionale sabato in Toscana, ospiti del quintetto neopromosso del Ponte Buggianese. Allora mi scrive Stefano Saliola che è un nostro collaboratore eh, che eh, venerdì l'altro ieri ha subito un piccolo intervento chirurgico, mi dice ci, vi seguo da casa, un caro saluto a tutti voi e agli ospiti presenti, in particolare un abbraccio a mister Leo Tanga e al professor Argano, già te l'ho scritto prima, Stefano non ti trastullare perché insomma, non basta un piccolo intervento chirurgico, tra l'altro è andato benissimo per farti rimanere a casa, Insomma presto eh, ti vogliamo ancora qui insieme a noi. Allora, è pronto il servizio dell'Isernia che ha pareggiato 1-1 con il Sant'Arcangelo. Vediamo. Termina 1-1 l'incontro tra Isernia e Sant'Arcangelo, una gara dai due volti, equilibrata e senza grandi sussulti, ciò che manca è l'incisività negli ultimi metri. Il Sant'Arcangelo è autore dell'unica occasione da gol nella prima frazione che è prontamente sventata, lasciando così la decisione del match alle battute finali. Ma andiamo con ordine. La prima conclusione dell'Isernia non crea problemi e termina tra le braccia di Battistini quando siamo ormai al ventesimo minuto di gioco. Subito dopo è faccio a provarci, ma la sfera termina al lato. Al 29 vediamo gli ospiti con questo tentativo centrale di Mancini che va alto sulla traversa. Siamo al 35 gol annullato agli ospiti. Azione Rocambolesca e sfera in rete con Mancini, ma il signor Perri senza esitare non convalida. Al 41 il tentativo più ghiotto è per il Sant'Arcangelo con Faloni ma l'anti prontamente risponde. Sullo 0-0 dunque si guadagnano gli spogliatoi e con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Al quarto minuto cross di Cristiano, tentativo in rovesciata da dimenticare di Di Palma. E nulla di fatto. Di lì a poco ancora Risenna con Barretta per Frabotta, ma l'esito non cambia. Al ventisettesimo conclusione di Fazio dalla distanza esce di Pugno Battistini. Al trentasesimo il Sant'Arcangelo da calcio d'argono, Cobroli, riceve di testa Maini e sfera fuori. Al 39esimo calcio piazzato a battere Cascione riceve Bondioli che batte Landi per l'1-0. Ma Lisernia non si abbatte e dopo 10 minuti riesce a trovare il gol che ristabilisce la parità con Douglas servito da Romano e esplode la gioia Lancellotta. L'isernia è ben felice del punto guadagnato che fa morale e risultato. La sepa, la Ah, ce l'avete messo finalmente perché allora dovete sapere che sono iniziati il 32, 32esimo anno di questo programma. E ogni anno passa un messaggio: la SERP non muore mai. E, io l'avevo sempre invitato a venire perché eh, sono gli amici di Sernia che scrivono questa cosa. Quindi hai fatto benissimo, Rosanna, a mettercelo e eh, anzi colgo l'occasione per invitarli perché insomma li vorrei veramente invitare in trasmissione primo per la costanza che hanno avuto tutti questi anni a seguire sempre il nostro programma e poi per la simpatia. Quindi brava Rosanna, hai fatto bene. Sì, direttore, ti salutano ovviamente eh, in primis il capobanda Felice che credo tu abbia conosciuto anche di persona. Eh, rinnovo l'invito che tu hai fatto direttamente, direttore, ma poi alla fine eh, si imbarazzano e non vengono. Io li ho invitati più volte, però. Va bene, vuoi fare un paio di domande a Filippo Argano? Sì, eh, dunque Filippo abbiamo. Eh, parlato anche a fine gara abbiamo visto tutti come è andata nello specifico la partita contro il, il Sant'Arcangelo eh, un Sant'Arcangelo che magari sulla carta anche a livello di classifica sicuramente è più forte e più preparato dell'Isernia però l'Isernia si è tenuto a stretto il, il suo punto e quindi il risultato Sì, sì eh, come hai detto tu eh, insomma Intanto voglio precisare insomma, che quest'anno non ci sta, un, almeno credo che non ce ne stanno, squadre scarse non ce ne sono. E questo diciamo, è una sorpresa perché uh, ogni squadra c'è almeno due o tre giocatori che hanno fatto categorie importanti e questo si fa pesare, si, si fa sentire. Quindi ogni partita è una guerra, ma noi questo lo sappiamo, siamo una squadra giovane. Uh, e quindi do domenica per domenica dobbiamo, dobbiamo correre, dobbiamo impegnarci uh, per raggiungere i punti. Uh, oggi, come hai detto tu, ci teniamo bene stretto il punto perché penso che se avesse vinto in quella maniera il Sant'Arcangelo non sarebbe stato giusto, uh, abbiamo fatto la solita ingenuità diciamo così, che commettiamo sui calci piazzati e questo ci poteva punire oltre, oltre misura. Uh, però i ragazzi sono stati, ci hanno creduto, fatto, hanno avuto una grande reazione e niente, siamo contenti così perché ci dà morale e spirito per, per continuare a lavorare e a faticare. Volevo fare un applauso particolare ai tifosi che hanno cantato veramente per tutta la partita e dal campo si sentiva proprio che erano vicini alla squadra e stanno, e stanno vicini a questi ragazzi. E si rivedono eh, i seggiolini dell'ancellotta Filippo finalmente si rivedono pieni si rivede il pubblico al, all'ancellotta sì infatti dicevo questo ho, ho notato insomma mi sono ricordato di vecchi fasti diciamo e, ma deve essere sempre meglio perché noi assieme al mister io diciamo ho la, la fortuna di, di lavorare accanto ad un professionista serio ad un allenatore vero come mister Silva e devo dire che veramente insieme stiamo facendo, stiamo facendo quello che possiamo e per fare crescere questi ragazzi e sono sicuro che diciamo, ripagheranno, ripagheranno i sacrifici che sta facendo questa società. Far crescere questi ragazzi perché insomma eh, l'ingenuità, l'inesperienza dei ragazzi in campo eh, si vede. Sono molti, molti gio, giovani, molti giocatori eh, sono alla prima esperienza in D, eh, però da, a questo punto va ancora più sottolineata la reazione che hanno avuto sul, sul gol preso dal, dal Sant'Arcangelo. Infatti, insomma, stiamo lavorando per, diciamo, per limitare il più possibile questi errori che purtroppo puntualmente commettiamo, ma questo fa parte, come hai detto tu, della giovanità. Eh, però eh, grazie, insomma, dobbiamo stare sempre lì sul pezzo e limitarli sempre più possibile. Eh, come diciamo, i ragazzi non gli, non gli possiamo rimproverare nulla nelle partite che abbiamo visto sotto il profilo della, del carattere, della voglia. Giusto, dobbiamo limitare qualcosina, ma siamo fiduciosi e continuiamo a lavorare. Bene, grazie Filippo a te, direttore. Va bene, allora torniamo qui a Campo Basso, andiamo a vedere eh, dunque la pagella dell'isernia, giusto? Sì, vediamola insieme, la pagella dell'Isernia. La pagella in collaborazione con... Assicurazioni Generali Lloyd Italico. Agente Generale Mario Mariani. Via 24 Maggio, Isernia. Info 0865 41 34 66. Biscotti. Traslochi. Storage and More. Sede operativa Area Artigianale Miranda, Isernia. Numero verde 800 134 770. L'andi 6 del Prete 6, Marino 6, Frabotta 6, Barretta 6 e mezzo, Cacic 6, Cristiano 6, Fazio 6 Romano 6, Ciccone 6 Palma 6, sono entrati Ghiaba 6 Vitale, Di Meo e Bilai, tutti senza voto. Allora, eh, dunque è stato comunque un buon punto, no? Eh, anche perché era passato in svantaggio l'Isernia eh, credo al 39esimo sì. del secondo tempo. Infatti questa è la cosa positiva di questa squadra di ragazzi dell'Isernia che nonostante ecco, a 5 minuti alla fine erano andati giù eh, con lo spirito perché sono, eh, sono ragazzi che hanno molto carattere, al di là dell'aspetto tecnico ci cioè hanno molto carattere, ci hanno creduto e alla fine come diceva giustamente mister Argano hanno diciamo, meritatamente pareggiato e quindi portato un punto importantissimo che il punto fa morale e fa classifica in questo campionato. È un campionato difficile, come diceva anche Argano. No? Sì, sì, eh, anche perché eh, non sembra ma 38 partite sono dure, perché quest'anno sono 20 anziché 18, quindi aumentate di 4, di 4 partite. Quindi si alza eh, sicuramente eh, la media eh, salvezza ci vorranno molti punti per salvarsi. Qualcuna la si perderà per strada perché è strada facendo, però sono 6 posti utili per la salvezza. Cesena vince facile? Mm, non credo che lo vinca facile, non credo che, perché penso che Matelica gli eh, dia fastidio. C'è qualche delusione, anco, almeno per le prime quattro giornate, tipo Avezzano, Vastese, sono, eh, lo stes, la stessa Recanatese è una delusione veramente grande, però alla fine io penso che la spunti la, eh, il Cesena per una serie di, di circostanze. Allora, Giuliana Fasolino, parliamo un po' anche di questa... Eh... Attività che fai, insomma questa è stata l'organizzazione di questa serata di cui ci dicevi, però in sostanza voi avete eh, insomma, cantate, partecipate sì. a manifestazioni, insomma vi vedo impegnate. Insomma. Sì, abbastanza impegnate, a parte mh, conciliando con quella che poi è l'attività lavorativa, Cerchiamo di organizzare sempre eventi e poi organizzare concerti, manifestazioni, cantare dove ci invitano e dove è possibile esibirsi. Dove Ci tenevo di nuovo sì. a ringraziare le ragazze che hanno cantato insieme a noi perché noi siamo venute in realtà come portavoci quindi vorrei ringraziare ancora Vittoria, Donatella, Fabiola, Alice, ehm, Cristiana Non te ne un'altra no, volta? No, perché adesso fa aiuta, mi aiuta Serena culo, Cristiana e Valentina e lei ringrazia il primo gruppo sì, sì. Serena la madrina Renata vediamo un po' quello che stavamo, stavamo vedendo perché quella sì, questa era... è la canzone finale no, io credo che quella è l'esibizione a Telemolisa nel cuore eh. avete messo, ecco qua. ah, ok questa eh? non me l'aspettavo <ride> Eh, Vabbè, questa sei è venuta... quella, sì, quella di due anni fa, sì. grazie anche al maestro Tonino Gola Giovanni. Mm. Lì presentammo una versione rivisitata di Imagine, arrangiata proprio dal maestro Gola Giovanni e poi eh, eseguimmo un pezzo insieme io al pianoforte e lui al, alla fisarmonica, Oblivion di Piazzolla. Anche questo un po' rivisitato da Tonino, che è un grande arrangiatore ci sono diverse collaborazioni, e quindi si fa quel che si può anche, anche la super emozionata. È molto, sì, eh. non mi piace moltissimo andare in televisione. Ma non devi diciamo. cantare. No. Non no. Eh, casa, casa. no, vabbè, non in televisione, diciamo. Eh. Allora ci deve assolutamente venire, se no, devi fare come ha fatto Serena minicucci l'anno scorso, che se la trovate. Mettete anche l'esibizione sua dell'anno scorso, che è, è stata insieme a me praticamente dalle 4 del pomeriggio, credo. Eh sì, sì, sì. sì. Eh, lei è venuta <ride> alle, tipo alle 3 e mezza, poi si è vista tutte le prove insieme a noi, ha fatto sì. la prova eh, e poi si è esibita. È vero, sì. Quando sono arrivata stavano ancora sistemando... <ride> Eh stavamo sistemando i microfoni, eh, è arrivata, ha detto adesso io sto è qua. Da poco, <ride> no, no, ha detto così, non mi sbaglio. Insomma, prende anche... Ma te è servito, eh, questa è l'esibizione di Serena Minicucci l'anno scorso. Eh, una canzone eh, l'hai cantata con le basi, l'altra ti ha accompagnato Simone, Simone Sala. Sì, Simone Sala. Com'è stata questa esperienza? Parlate un po', cioè siete venute. Bellissimo e speriamo di poterci tornare magari col cuore di donna. È stato magari. bello questo esperimento? Sì, molto bello, anche se l'emozione c'era in quel momento. Magari cantare tutte insieme potrebbe essere un'idea. Pu può essere un'idea. Ma qual è stata la cosa più difficile, Serena? La diretta? Mm, no, vabbè... Perché non ci pensi più? Insomma, cioè un po' d'ansia, un po' di emozione c'è sempre, diciamo che quello fa parte del gioco perché poi emozionarsi è importante anche per trasmettere agli altri appunto un'emozione, quindi è indispensabile. Però insomma alla fine è una a serata… A volte si riesce a controllarla di più, a volte meno, però... Ma quando siete tornate a casa, che vanno detto? Per esempio tuo marito che ti ha detto, Giulia? era al lavoro, ah, non, <ride> non ha, visto. ha visto, ha visto la replica, <ride> no, sì. non ha visto, di solito, che lui è, non è molto social, quindi anzi è timidissimo, diciamo gli opposti proprio lui e lui, ma di solito che ti dice? Mm, è Brava, molto di poche parole, è di poche parole, dice fai quello che, che ti fa piacere fare, però certo. è, è veramente silenzioso, lui. Mm. invece a te Parlo a Limosano Serena che ti hanno detto? Vabbè, sono stati tutti contenti, mi hanno seguita in diretta e il mio ragazzo era lì al Coreolis, lui mi segue sempre. Però l'hai tenuto nascosto, perché quando il pomeriggio... <ride> o è venuto tardi? No, è arrivato un po' in ritardo. <ride> Perciò non l'abbiamo visto prima, prima della manifestazione. Però, insomma, comunque una serata di gala, eh, una diretta, mette sempre una certa apprensione, però dobbiamo dire che, insomma, grazie anche a tutti i nostri tecnici, alla Music Service, poi a Gian Claudio Piedimonte, Fabrizio Potenza, insomma tutti gli altri che lavorano alla Cremente, andiamo abbastanza sul sicuro, perché insomma, una volta che abbiamo provato i microfoni, È poi alla fine non abbiamo, non abbiamo grandi, grandi sorprese. Vabbè, chi, chi, chi lo sa che non la, che non la ripetiamo questa esperienza? Magari ah. con... Con, con, con la squadra, con la squadra. La squadra. <ride> vediamo, vediamo, dobbiamo vedere no, sotto il profilo proprio perché sai... Non è semplice eh, a livello microfoni. logistico, infatti ringrazio anche il service perché non è stato semplice gestire 11 cantanti tutte insieme, magari qualcuno si è potuto anche lamentare però devo dire che hanno fatto un, un grandissimo lavoro lo staff di Giancarlo Di Corpo perché gestire appunto 11 microfoni in serie poi con la band e tutto... Li poi ognuna canta con una tonalità bisogna stare attenti sì, no? i sì. microfoni vanno tarati insomma sì. il, il problema di fare anche questa trasmissione che è assolutamente in diretta, voi potete testimoniarlo il problema eh, probabilmente principale è, è l'audio perché mettere insieme qui in studio siamo cinque poi abbiamo eh, due a Isernia due a Termoli nove microfoni in contemporanea non è uno scherzo noi lo facciamo Tutte le domeniche. Allora, eh, veniamo alla partita del Campo Basso che ha perso, vero Sara? Sì, rovinosa sconfitta per il Campo Basso contro il Forlì, vediamo l'evoluzione della partita nel servizio di Gianni Bruno. Il campo basso crolla rovinosamente per mano di un Forlì che spadroneggia Selvapiana di fronte a circa mille spettatori. Una manciata giungono anche dalla lontana Forlì. I rossoblù palesano i soliti difetti nella costruzione del gioco e del mordente e pagano uno stato di totale confusione della coppia di allenatori Mandragora e Minadeo. In questo contesto il Forlì vince 3-0 con relativa facilità. Il campo basso deve registrare anche l'undicesimo gol al passivo in quattro giornate di campionato. Quasi al nonno e molto bravo Graziani a trovare la corrente Cortesi che si sistema il pallone, scocca un diagonale che fa venire i brividi a Sposito il portierino rosso-blu e poi molto bravo all'undicesimo, traversone di Ambrosini testa di Cortesi, super Sposito che para, ma poi tanto ingenuo Dorsi a calpestare proprio Cortesi, l'arbitro indica il dischetto del calcio di rigore, Sposito inizia una danza mentre Ambrosini prende la rincorsa e segna il vantaggio Romagnolo, il campo basso è incapace di avere una reazione, l'inizio è tutto devastante gli ospiti mentre la squadra di Mandragora troverebbe il pari al 25esimo con improta servito da Dadalt, gol non convalidato perché il servizio di Dadalt avviene con palla già fuori mezz'ora esatta per un pallone agganciato poi spedito alto da Giacobbe nello stretto occasione per il raddoppio fra i piedi dei Romagnoli al 32esimo, soprattutto Graziani che si lascia ipnotizzare da sposito pronto nella circostanza difesa rosso puntualmente scoperta Mandragora cambia tutto al 35esimo fuori d'Orsi un difensore Dentro Branischi il campo basso, continua a non giocare a calcio. Al cospetto di un Forlì che fa ciò che vuole, clamoroso al 37 Quando Ambrosini scende a destra, mette al centro, allontana Sposito sui piedi di Baldinini che calcia, salva tutto D'Angelo. Non finisce qui perché arriva con forza Cortesi che trova un'opposizione dubbia di Danucci. Il Forlì chiede il braccio senza essere accontentato. Brioso l'inizio di secondo tempo con le immagini di Francesco Di Rienzo. Tempo nel quale dopo solo un minuto c'è il tuffo aereo di Ambrosini, sul quale para sposito dal rovesciamento di fronte si innesca il contropiede di marca rosso blu. Se ne può andare solissimo in prota. Tempo e spazio per concludere e il palo a negare il gol del pareggio ai locali. Errore di improta. Il campo basso è confusionario. La difesa ridisegnata da Mandragora fa acqua da tutte le parti. Al nono Cortese dribbla come birilli, difensori rossoblu prima di scagliare il 2-0 sul palo del portiere di casa. Dragora decide di estromettere Braniski per far entrare Minchillo. Il Polacco era entrato a sua volta nel primo tempo. Al quarto d'ora Bravo Sposito nell'evitare il Tris su bella conclusione a giro di Tonelli. Il Forlì fa letteralmente ciò che vuole. Al diciassettesimo si tuffa croci sugli sviluppi di un corner. Ma la palla è fuori di poco. Nei rossoblù dentro del prete al posto di D'Angelo. La vergogna in casa rossoblù è compiuta al ventiseiesimo quando Ambrosini prende la mira dal limite dell'area e Buca Sposito. È il gol del 3-0 per il i Romagnoli. Il Campobasso non è in campo, al 33 Progna sbaglia la misura del passaggio recupera Gimelli che allarga per Castellani, conclusione sul palo, riprende ancora Graziani che calcia incredibilmente fuori, sopra la traversa. Al trentottesimo calcio di rigore in favore del Campobasso, da Dadalta da Antonelli che crossa in area, c'è un contrasto fra Progna e Castellani per il signor Scatena di Avezzano e calcio di rigore in prota, si presenta dal dischetto ma va a cogliere la traversa al primo minuto di recupero è proprio in prota che allarga per Antonelli che viene chiuso dalla difesa del Forlì il campo basso non riesce a trovare nemmeno il gol della bandiera, a fine gara squadra e allenatori, Minadeo e Mandragora sotto la curva nord, 30 minuti dopo la partita, uscita collettiva di giocatori e staff tecnico che si scusano con i tifosi fuori dai cancelli, scuse date per la seconda volta in quattro giornate di campionato. Certamente noi non ci arrendiamo, questo non lo potete, potete sapere io mi esco sempre, posso uscire da solo grazie a voi perché vi rispetto e so al pubblico di Campobasso come fate. Eh. Affermazioni del tecnico che ineriscono poco alla sconfitta di giornata, non una voce da parte della società e del costruttore dell'organico rosso -Blu. Troppe cose quadrano a stento all'interno della nuova gestione tecnica del Campobasso. Vabbè, insomma, io questo non la sapevo, cioè ha messo eh, Branischi, Poladolto. Cioè, è, è andato in totale confusione Bruno Mandragola. Ecco, non so se poi eh, quello che ho detto all'inizio viene confortato dalle immagini, nel senso che il Forlì avrebbe potuto veramente dilagare a un certo punto a Selvapiana. Ma sì, per... poteva essere 5-6, o 6, no Antonio? Sicuramente si poteva essere un risultato più rotondo, diciamo tra virgolette per fortuna che è finita così, però la sconvitta, le immagini parlano chiaro, è una sconvitta veramente pesante, non c'è reazione, non ci sono tiri in porta, eh, basta pensare che il portierino loro è un 2001, quindi non giustifichiamo il portiere nostro 2001, il portiere del Forlì è 2001, quindi parliamo di pari eh, vedo una squadra in totale confusione, speriamo che… che che si rimettono in sesto e prendono qualche punto da qualche parte speriamo eh, bene inserire poi togliere un giocatore era successo Signi... anche a Sant'Arcangelo significa... insomma... e eh, questo significa avere che, che aveva messo, eh, se non vado errato Spinelli, Spine... poi tol... esatto, eh, Spinelli sì. al posto di Tommasini poi tolto a sua volta Spinelli quest'oggi è capitato con Branischi, ecco la sua caratteristica una, nu una, no, nuova, io... una nuova moda io vi posso raccontare un fatto che quando facevamo il torneo degli uffici eh, eh, io eh, lavoravo all'agenzia delle entrate quindi avevamo la squadra dell'agenzia delle entrate una volta giocando, giocando contro l'Enel e eh, uno dell'Enel dalla tribuna urlò all'allenatore dell'Enel Giovanni togli il 10 e metti due da 5 Era <ride> okay. rimasta la storia, chissà. Chissà che non possa essere questo il consiglio no, giusto. Probabilmente. Togliere, toglierne uno e metterne due. Con le cinque sostituzioni. Siamo, come faceva cinque. Oronzo Canà nell'allenatore nel pallone quando diceva quel modulo è 5-5-5. Proprio... Sì, sì. Ma giochiamo in 11. Ah boh, ma questo poi è un dettaglio che giochiamo in 11. Allora abbiamo la pagella del campo sì, basso. Sì, abbiamo la pagella del campo basso. Vediamola insieme. La pagella in collaborazione con... TS Infissi. Venite a trovarci nel nostro showroom. 400 metri quadri di esposizione per ogni esigenza. Risparmio energetico, sistemi antieffrazione, oscuranti e porte interne. TS Infissi, eccellenza italiana dalla progettazione alla produzione. L'emmo auto, Renault, Dacia, Nissan, gruppo Fiat, nuovo e usato, anche piaggio veicoli commerciali. Visita il nostro open space a matrice sulla statale 87 o il nostro sito lemmo Com. Supermercati Tigre Amico Gemmir da oltre tre generazioni, al servizio dei clienti per garantire ogni giorno qualità al giusto prezzo a Termoli Centro e Difesa Grande, Guglionesi, San Martino in Pensilis, Campomarino, Vasto e a Montenero, nei locali rinnovati. Sposito 5, Spinelli 5, D'Adalt 5, Danucci 4, Improta 4, D'Angelo 4, Sec 4, Diop 4, Dorsi 4, Allocca 4, Giacobbe 4, e mezzo. Sono entrati Del Prete, Antonelli e Minchillo con 4, Progna 5, Branichi 4. Forse devi chiedere scusa anche tu, Gianni, per questo. No, uno. no, no, io se vuoi <ride> li spiego uno a uno. A tutti. No, no, ci metteremo troppo tempo perché sono molti. Però insomma penso che se, da quello che hai detto. Eh, voglio dire, eh, quello che poi è la teoria si trasforma in un giudizio eh, di carattere matematico che è il voto. Bene, che... cioè allora, vostri... sì, abbiamo diversi messaggi. Innanzitutto i complimenti a Giuliana per lo spettacolo che ha organizzato per la sua città, ci dice un nostro telespettatore. Poi i saluti dal Piemonte, dalla Fitav Molise. E poi ovviamente i saluti a Telemolise per la compagnia domenicale che definiscono anche questa trasmissione insostituibile e non paragonabile ad altre. ovviamente che ci sono in Vabbò, giro. Bontà vostra, bontà vostra, naturalmente ringraziamo tutto il nostro vastissimo pubblico. Allora eh, ci fermiamo, credo. Sì, due minuti di pubblicità rimanete con noi. Allora, sempre in diretta da Domenica Sport da Telemolise con eh, diretta televisiva anche dalle nostre sedi di Termoli e di Sernia. Il Riccia, vero Sara, ha battuto 4 1 la LIFE. la LIFE, vediamo il servizio di Dolores Calandrella Dopo due pareggi consecutivi D'Orin Riccia riesce ad ottenere tre punti tra le mura di casa contro la Life che le ha reso il match tutto in discesa. 4-1 finisce così l'incontro, i gol quasi tutti realizzati nel primo tempo. Nei primi minuti di gioco il Riccia ci prova con Guglielmi ma il suo destro da calcio di punizione non crea nessuna difficoltà a vetrone che ferma l'azione. Dopo cinque minuti Morsillo vede un corridoio per Pellegrino che con un cross raso permette a Guglielmi di andare in gol. Olimpia Riccia 1, Alife 0. Corre il quindicesimo, ci prova Girardi, ma Annunziata fa muro. Al ventisettesimo Abia a allunga per Obianuca che conclude con un nulla di fatto. Trascorrono 60 secondi, il cross di Pellegrino Guglielmi cerca di girare di testa la palla ma non riesce e si trasforma in una prolunga per Morsillo. È il secondo gol per i padroni di casa. Corre il 37 ⁇ Amato sulla linea di porta, non riesce a spazzare via, ne approfitta Morsillo che sigla così la sua doppietta. Olimpia Riccia 3, Alife 0. Al 42 ⁇ esimo L'Alife ha un sussulto di orgoglio, Gilardi apre in diagonale, al volo Iagnello che col suo sinistro... In sacca alle spalle di Nunziata, Olimpia Riccia 3, Alife 1. Sul finire del primo tempo fallo di Obianuca su Guglielmi per il direttore di gara, Amedeo Monaco della sezione di Sernia, non ci sono dubbi, è rigore. Sul dischetto Morsillo che sbaglia, regalandoci, come si vede dalle immagini, questo piccolo show. Si rientra dall'intervallo e l'Alife sembra voler stupire per i prossimi 45 minuti. Subito ci prova De Luca, che sembra beffeggiare Enunziata all'incrocio dei pali, ma è solo una mera illusione ottica. Al quinto è il Ricci a rispondere, ma con il gol di Pellegrino. L'azione parte da Morsillo, che allunga per Di Criscio, La palla filtra in aria e Pellegrino va in gol. E qui il match viene chiuso. Olimpa Riccia 4, Alife 1. Al quattordicesimo il tiro di Del Zingaro, respinto da Vetrone e recuperata poi da Santoro, che però non inquadra lo specchio della porta. Al diciassettesimo potrebbe essere pericoloso la Life, avviene per Abiamue che riesce a dribblare Chiarella e tira in porta. Vigile però annunziata nel bloccare l'azione. Al trentaseiesimo è Mascia a commettere fallo sugli agnello, rigore per la Life, ma Obianuga restituisce il favore e sbaglia il tiro. Sul finire del match, Di Lallo si coordina perfettamente con Petriella, ma il suo tiro è alto sulla traversa. Inutile in seguito il tentativo di Agnello. Non c'è stato nulla da fare dunque per la Life, che riporta tre sconfitte consecutive. Ma festeggiano Mister Cordone ed i suoi uomini per i tre punti recuperati in casa. Quattro? Quattro sconfitte consecutive. Vabbè, eh, siamo qui per questo. E quattro sconfitte consecutive. Abbiamo la pagella del Riccia. Sì, vediamola insieme. La pagella del Riccia. La pagella in collaborazione con Scarnata Costruzioni, 60 anni e tre generazioni. Nuovi cantieri in corso di realizzazione, complesso Arianna e complesso Rubino. Allora, un attimo solo. Nunziata 7, Santoro 6, Pellegrino 7,5, Di Lallo 6,5, Di Criscio 6, Chiarella 6, Vassalotti 6, Morrone 6, Guglielmi 6,5, Morsillo 7,5, Palmieri 6. Sono entrati Del Zingaro 6,5, Mascia 6, De Leo 6, Petriella 6,5, infine Menanno senza voto. Che poi è pure meglio, insomma se la leggi tu, invece di vedere la schermata, abbiamo okay. <ride> <ride> un tocco di, <ride> di charme. Okay. di femminilità in più a questa, a questa trasmissione allora complimenti Giuliana quindi ti devi riproporre no? hai, ricevuto sì, speriamo... anche hai detto che non l'ha scritto tuo marito il messaggio <ride> non penso proprio, non è proprio il tipo speriamo che si possa ci sono state come dicevo prima delle richieste e quindi vedremo cosa ci proporranno e valuteremo, insieme anche ai Quasar a casette, la band che ci ha sostenuto, che ha suonato insieme a noi, Francesco Cipullo, Alessandro De Fusco, Michele Milano e um, Francesco, il bassista. Certamente. Certamente, io volevo chiedere una cosa a Filippo Argano, nella nostra redazione di Senna. Filippo, quest'estate è stata praticamente eh, l'estate dei ricorsi tribunali, ci stanno... Eh, ancora squadre che eh, vorrebbero la Serie B l'Entella credo ancora non è scesa in campo nemmeno nella Lega Pro per finire alle, ad alcune squadre del campionato d'eccellenza molisano sono state date perse credo due partite a tavolino no, per errori eh, di squalifiche vero Antonio? Eh sì, sicuro e Roseto Boiano, sì perché? perché avevano giocato giocatori squalificati probabilmente sì probabilmente eh, ma sì. insomma Filippo Argano è un, è, 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 un, è un mondo del calcio insomma costellato di errori perché per esempio ma come fai a far giocare un ragazzo che era squalificato? sì, sì questo è proprio assurdo eh, e poi fanno, fanno l'errore nel campionato nostro Molisano lo fanno contro, sempre contro il Boiano, dove ci sta la persona più attenta che abbiamo in regione eh, a, questi, a questi fatti. Se manco se lo facessero apposta, <ride> e, ogni, e basta un piccolo ricorso perché c'è Mario Colalillo, che sta sempre lì perché, perché lo sa. A questo punto se l'aspetta, no, a parte questa battuta, cioè queste sono cose gravi. Infatti, lo. Lo commentavo pure con alcuni amici, cioè non capisco come possa succedere una cosa del genere. Uh, stanno delle persone preposte che devono controllare che evidentemente non conoscono bene a fondo i regolamenti, perché ci sono certi vizi insomma, di forma, certe regole che bisogna conoscere bene per fare questo mestiere. Insomma, alcune volte lo si fa un po' così uh, in maniera superficiale e quindi sì. questo porta a questi, a questi punti persi insomma clamorosamente sicuramente Quando si ferma la, la situazione del calcio nazionale diciamo ultimamente eh, è pessima anche quella perché è impossibile eh, assistere a queste sentenze che addirittura si smentiscono da sola la Cassazione si smentisce insomma, gli organi si smentiscono eh, un, il giorno prima dicono una cosa il giorno dopo si smentiscono loro stessi non capisco insomma dove stiamo andando a finire. Insomma. La regolarità dei campionati in questo modo è falsata, perché una squadra che deve fare la Lega Pro eh, come lentella addirittura non gioca e dopo per un ricorso eh, diciamo, è ammessa in Serie B e eh, poi invece no. Eh, ci stanno tante squadre che aspettano, insomma non mi sembra corretta questa, questa situazione. Eh, male male così. Va bene, grazie a Filippo Argano. Eh, ne approfitto anche per salutarti, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione. Mi scrive Francesco Brunale che è Antimo Martino, allenatore isernino della Fortitudo Bologna, ha vinto la Supercoppa di Pallacanestro di serie A2. Noi lo diciamo prontamente. Io eh, ringrazio Filippo Argano, vado a Termoli eh, dove eh, insomma continuando questo discorso. Uh, Leo Tanga, uh, cioè il commissariamento della FGC uh, da parte del presidente del CONI, credo, uh, Malagò è stata una calamità nazionale, no? Lo possiamo dire? Sì, possiamo dire che il, il calcio professionistico insomma, deve essere gestito uh, in modo molto diverso, cioè non è possibile... Uh, avere um, all'inizio di un campionato così importante come può essere la Serie B, la Lega Pro, può avere delle incertezze su, uh, sulla composizione dei gironi e delle squadre che vi devono partecipare è una grossa sconfitta per il calcio italiano che, che ad oggi purtroppo manifesta una crisi da, da troppi anni e bisogna, bisogna darsi, un, secondo me, un'organizzazione diversa. E, e dare certezza a chi, a chi fa calcio. Adesso mi pare che si voti il 22 ottobre. Eh? I sondaggi dicono che è favorito Gabriele Gravina, cioè, lo ha detto lui stesso ai nostri microfoni Se sentito. qualche sabato fa, anzi in occasione della festa del calcio a Castro Pignano. Ha affermato che si candida e che c'è una unione di intenti intorno al suo nome. Staremo a vedere perché il 22 ottobre non è una data lontana, evidentemente. Va bene, abbiamo la pagella dell'Ururi che ha perso a Castel di Sangro. Ururi che è stato battuto per 2 a 1 a Castel di Sangro. Vediamo sì. la pagella, la pagella dell'Ururi, la pagella in collaborazione con Dal seme al raccolto, Aurora SRL. Competenza, esperienza, innovazione in agricoltura. Aururi. Sedile 6, Palombo 6, D'Arienzo 6,5, Plescia 6,5, 6 D'Attoli 7, Campofredano 6,5, Campofredano 6, Nardella 6, Di Lullo 6,5, Del Torto 7, De Rossi 6. Sono entrati di Rosa 6, di Bernardo 6, Grimani 6, Toca 6,5, e infine D'Adamo 6,5. Allora, ho detto all'inizio della trasmissione eh, che mi ha scritto, un, anzi mi ha mandato un messaggio vocale, perché adesso si dice, ti mando un vocale, come dice la nostra Daniela eh, in redazione, io figurati se so fare i vocali. Serena, tu continua a scrivere i messaggi quando mi devi. Okay. Se no vanno probabilmente persi nella, eh? per strada, per strada no, si perdono nell'Etere. E allora ho detto all'inizio che eh, mi ha mandato un vocale il presidente del Termoli, definendo scandalosa la eh, direzione arbitrale eh, di Petraglione, di Campobasso, che ha arbitrato Boiano Termoli. Noi questa volta c'eravamo perché abbiamo il servizio, vediamo il servizio. Al Boiano basta una rete di Turei per superare il Termoli e guardare tutti dall'alto insieme al Venafro. Per i matesini, dopo i tre punti restituiti dalla giustizia sportiva nella gara con il Roseto, si conclude una settimana da incorniciare. A farne le spese al Corallino sono i giallorussi adriatici di Polo di Lena, che vivono il primo brivido al dodicesimo proprio con Touré, che si lancia e sdraia ma Capozzi esce a valanga e lo ferma. Il Boiano si fa preferire con possesso di palle insistito e buone trame, ma al ventiduesimo la replica del Termoli rischia di essere letale. Da versione di Cotello che pesca Cirigliano ma spadone strepitoso nella conclusione a botta sicura del 10 ospite. Al trentaduesimo percussione di Scimo che si libera al tiro, ma la botta è centrale. Al trentasettesimo il Boiano si distende sulla tre quarti con Perrella che offre un gran pallone a Touré che rientra sul sinistro e batte Capozzi, vanamente protesi in tuffo per l'1-0 Matesino che fa esplodere di gioia il Colalillo. Al 42esimo direttamente da palo laterale, Aurelli pesca per Rilla, che spizza di testa e sfiora palo il raddoppio per il Boiano. Nel finale di tempo, altra fiammata del Termoli con Mallardo che inzucca un grosso di Cotello, ma Spadone c'è. Nella ripresa il Boiano si riversa ancora in avanti con Scimò che pesca centralmente per Rilla, che si libera al tiro, ma Capozzi è pronto. Al decimo, il Termoli trova la ripartenza giusta con Mallardo che serve Cirigliano in profondità. Il 10 giallo rosso conclude e batte spadura ma per aiuto di Campobasso annulla per fuori gioco, scatenando le proteste ospiti. Il Termoli cresce e si vede al 22 con Mallardo che, con fisica ed esperienza, trova lo spazio per il tiro a giro, ma il pallone accarezza il palo e va sul fondo. Al 23esimo Ture trova ancora il corridoio giusto, ma Capozzi in uscita gli dice ancora di no. Alla mezz'ora, calcio piazzato per il Termoli, sul pallone va Mallardo che invoca un tocco con il braccio in barriera di Schipani. Ma l'assistente veneziale indica la rimessa dal fondo che Petraglione poi concede. Al 36esimo, azione manovrata del Termoli, costi Campanico. Dalla destra, torre di faie per Cotello che depose in rete. Ma Petraiono annulla ancora per gioco scatenando ulteriori proteste. Scampato il pericolo, il Boiano prova ad alleggerire la pressione con Abruzzo che al 41 ci prova dalla distanza con un pallone che va oltre la traversa. Il Termoli prova ancora a spingere nel finale, ma non crea ulteriori pericoli al Boiano che al triplice fisco respira a pieni polmoni l'area della vetta. Mentre per il Termoli, pur combattivo ma a meno se dal vertice, l'area si fa un po' più pesante. Vabbè, insomma ci sono 3-4 cose da controllare adesso cercheremo di controllarne una eh, domani eh, poi durante la trasmissione Molise a calci eh, faremo la moviola sugli altri episodi perché altrimenti veramente facciamo notte però insomma su uno eh, faremo, cercheremo di fare luce eh, tra pochissimo no? insieme a Gianni Bruno allora qui abbiamo entrambe, entrambe le, pagelle. le pagelle del Boiano e del Termoli la Pagella, in collaborazione con Yamagomme, Centro Revisioni Vetture e Autocarri, Vendita Pneumatici, Officina Meccanica, Elettrauto, Via Massari a Boiano. Siamo con il Boiano, Spadone 7, Sabatino, Gabriele 6,5, Di Camillo 6,5, Schipani 6, Laurelli 6, Sabatino, Sebastiano 6,5. Laurelli 6,5, Sara? Sì, sì, 6,5. Hai mezzo. detto 6? No, ah, 6 no e perché mezzo. poi ci sentono a casa. Diciamo, chiedo scusa, detto chiedo eh. scusa, nonostante gli occhiali No, sbagliati. ma non a me, a me se no facciamo la storia del campo basso no? è pur Cerca... sempre è... un errore e 7,5 Tasillo 6, Perrella 7 Scimò 6,5, Diallo 6,5 sono entrati Concordia 6,5 Abbrunzo, Tartaglia e Touré, tutti senza voto passiamo al Termoli La Pagella in collaborazione con è grande, comodo e con un ampio parcheggio. È il nuovo punto vendita Supermercati Gran Risparmio a Termoli. In via Corsica 177 a Termoli, nuovo punto vendita Supermercati Gran Risparmio. Capozzi 7, Traino 5 e mezzo, Baldassarre 5 e mezzo, Ranieri 5, Pasculli 5, D'Ambrosio 5 e mezzo, Camponesco 5 e mezzo, Gagliano 6, Mallardo 6, Cirigliano 6, Cotello 5 e mezzo. Sono entrati Budano senza voto, Fai e 6 e Korogbegia senza voto. Allora Gianni, ce l'hai questo uno degli episodi? Un fuorigioco? Allora, dovremmo vedere l'episodio, sì, relativo a Mallardo per Cirigliano ce l'abbiamo eh si sì, ha protestato ecco andiamo direttamente vedete c'è Liscio qua del... liscio un giocatore difensore del Boiano, del Boiano. qua pal... non era fuori gioco prima sì. prima prima devi... quando tocca mi mallardo. devo fermare? esatto qui. qua qui Sì, no quando tocca proprio il pallone se ci riesce, un frame più, a... più... o prima allora perché dobbiamo se, se possiamo ecco dobbiamo essere precisi ancora un attimo un frame davanti eh, andiamo, eh, fermo lì, no, devi, devi, appena calcio il pallone. Non fermare. è proprio un'impresa. Se ci riusciamo, dai, se no lo vediamo domani. Poi comunque ti dovresti fermare quando. Ecco qua, ma fermo qui. Va bene. Qua è partito il passaggio. No, qua ancora non parte il passaggio. Ancora non, non va l'impatto Ecco qui, lì quello è il pallone. Quello è l'impatto. Ecco qui un attimo prima. Allora, praticamente il Termoli ha contestato che il giocatore alla sinistra del teleschermo che era? Cirigliano. Che era Cirigliano, non era in fuorigioco. Allora vado a Termoli da Leo Tanga. Leo, secondo te? Uh, per me è fuorigioco. Per te è fuorigioco. Pino? Anche secondo me è fuori gioco. Fuori gioco. Andiamo da Rosanna Esposito. Condivido, anche per me è fuori gioco. Fuori gioco Antonio? fuori gioco. Ma perché siete così sicuri? Io non so perché siete così sicuri. Sicuro, sicuro. perché la maglia gialla sta almeno mezzo metro vabbè, però avanti. Però noi non siamo in linea. Eh? No, no, vabbè, ma c'è mezzo metro di, c'è proprio mezzo metro di avanti. il Sì, però forse dall'ombra hai ragione. Eh, eh. C'è mezzo metro di distanza, quindi non ne parliamo proprio. C'è Giuliana? Sicuro? Ma sì. Sicura? Forse da questa inquadratura lo vedo meglio, sì. Certo. <ride> È più cioè. vicino. Sì, sì, no, certo. uh, Serena, tu ti puoi esprimere sul fuorigioco oppure... Sì, credo anch'io che c'è. Ma te le vedi le partite? Qualcuna. Prova a cantare, Qualcuno. mentre canti. Eh, invece tu le televedi, perché le vedo, tu sei tifosa del Milan. Mm, sono tifosa del Milan e sono diciamo costretta perché vivo in una famiglia in cui il televisore è sempre verde, cioè solo partite. Mio padre, Però sono tutti tifosi della Juventus. Purtroppo sì. E eh, questa Ahimè. è una cosa. L'unica sì. eh, milanista insieme al mio cognato, Clemente. Eh, ah, a Clemente, eh? Milanista. Il marito di Daniele. No, no, perché Clemente lo so perfettamente, ma sì, sono noi chiesto, due, Milanista. poi il resto tutti i ventì. Invece Antonio, vabbè, meglio non, non lo classifichiamo. <ride> tu invece sei tifosa? Sono Juventina, però... Pure diciamo tu. che non pratico. Cioè, qua dentro siete tutti, chi sei voi? <ride> io sempre super partis, direttore. E eh, vabbè, ma <ride> super <ride> no, non, cioè, esprimo. non hai una simpatia calcistica. No, allora in casa diciamo la Juventus spadroneggia, oh, quindi voglio eh, dire. Eh, eh. Allora, io allora, <ride> allora, prossimo cambio, però eh. <ride> Perché l'anno prossima perché vincete troppo <ride> facile. No, 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 c'è una squadra, <ride> vi dirò fra qualche tempo. Ma tu, perché vincete troppo facile? No, 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 cambierò proprio totalmente. Cambio totalmente. <ride> Va bene. Allora eh, vediamo, dobbiamo vedere ancora due pagelle. Eh. Eh, è fuori gioco. Quindi su questa, Presidente Castelluccio, che ma... Eh, ti ringrazio per avermi mandato il messaggio poi domani controllerò altri due episodi quindi durante Molise a Calci faremo la moviola su altri due episodi dobbiamo vedere due pagelle eh, è vero Sara il Baranello intanto e poi lo Spinete vediamo il Baranello sì. ma il Baranello l'abbiamo letto già... sì, allora no allora il, 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 il Riva Limosano no. allora, sì. la pagella in collaborazione con Ristorante Pizzeria da Rino, Viale Elena Campobasso. da lunedì a venerdì a pranzo, pesci a menù fisso, locale Sky, Serie A e Champions. Colardo 6, Lombardi 7, Petrillo 6,5, Di Lallo 6,5, Tavaniello 6,5, Conte 6, Marinelli 6, di Cillo 6,5, Di Bartolomeo 6, Polzella 6,5, Sabetta 6, sono entrati Storto, Masiello e Pavoni, tutti senza voto. Questo era il Riva Nimosani. A proposito dell'errore che ho fatto, che avevo, volevo far vedere di nuovo la pagella del Baranello, scusate, eh, ho commesso questo errore e quindi chiedo scusa. Vabbè Gianni, è inutile che arridi, non posso chiedere scusa. Beh, è considerata la serata, sì, puoi chiedere, puoi chiedere scusa anche tu, è la Vabbè. serata delle scuse. Allora, saluto e ringrazio, si sta veramente sbellicando dalle risate, perché io la vedo sul monitor di controllo eh, Rosanna Esposito, mi devi dire che... Dai, ce lo devi dire però. No, è un, un problema con i fili, con le cuffie, il microfono. Sono mi sono finiti. Sono finiti, sono finiti. Sono finiti ecco. in, in zona rossa i fili. No. No, 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 no. no, no. Vabbè, vabbè, eh, noi ci fidiamo di quello che ci dice, eh? perché ho visto manovrare, capito? Ho visto eh, queste situazioni insomma, che non mi possono appartenere, perché appartengono solo a voi donne e quindi ho capito insomma, che insomma avevo un problema di fili nascosti allora grazie a Rosanna Esposito poi tra, tra poco tra l'altro vedremo uno speciale proprio sul rally del Molise, del Molise uno speciale effettuato ieri sera eh, per le strade di Campobasso quindi salutiamo Rosanna Esposito nella redazione ciao Rosanna Ciao direttore, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a te però dopo in privato me lo dici che era successo. Allora andiamo a Termoli, Leo Tanga, grazie per essere stato qui e eh, aspettiamo la riscossa. Sì, grazie all'ospitalità e concedimi di augurare una pronta guarigione a Stefano Saleolio che lo saluta. Ci mancherebbe altro. Ciao Pino Somma, eh, ci vediamo in settimana e domenica prossima. Buonasera a te. Grazie, direttore. Fammi salutare, però, il piccolo Diego Tanga, che è stato con noi tutta la trasmissione. Tra l'altro, è un giocatore, un piccolo giocatore della polisportiva Santissimi Pietro e Paolo di Termoli. Che prossimamente avremo anche qui. Ne approfitto proprio per salutare la polisportiva di Termoli. Vorrei dire altre due cose che la Frentania. Ritessererà in settimana il portiere Badanesi e chiudo con la notizia dell'ultima ora, cioè con la firma di Giovanni Menna che è il nuovo allenatore della Criternina dopo le dimissioni di ieri mattina di Sandro Esposito che si è dimesso. Eh, Giovanni Menna ha firmato questa sera e eh, martedì, anzi mercoledì dirigerà il suo primo allenamento quindi tornerà di nuovo sui campi, l'ex allenatore di Agnone Boiano e Termoni. Grazie e buona serata a tutti. E anche stasera ci ha dato una prova che non è un caso, che sono 26 anni che Pino somma è insieme a noi, perché ci dà sempre delle anteprime, delle curiosità e quindi insomma è il 26 anno per lui, eh, quindi lo ringrazio anche di questo. Perfetto, allora Antonio, eh, grazie per essere stato qua, grazie a voi. Il futuro grazie... non, non lo vedo troppo roseo, eh? Eh, io lo vedo verde come la mia maglia no, speriamo, no, no, speriamo che le cose si aggiustino ma verde sa verde speranza Beh, infatti volevo dire la speranza speriamo che le tre molisane escono fuori da questo grigiore quasi totale ehm, perlomeno cominciamo a rivedere qualche altra squadra insomma, in serie D non vorrei che qualcuna la perdiamo per strada speriamo di no allora, e eh, poi vi ringrazio allora, eh, Serena Minicucci Grazie per essere stata qua. Grazie direttore. Noi ti seguiamo. Se, se tu mi continui a mandare i messaggi, prima o poi ci vengo. Insomma. Speriamo. <ride> Però mi devi anche avvisare con un po' di anticipo. Okay. Perché tu mi mandi il messaggio un giorno per un altro. Evidentemente. Ma perché devo pensare sempre a troppe cose. Poi dimentico sempre qualcuno e mi ricordo. All'ultimo momento, all momento però eh, <ride> non, non ti ricordare all'ultimo momento. Comunque, bene. grazie per essere stata qua e in bocca al lupo, insomma, per la tua carriera. Crepi, grazie a voi per l'invito e speriamo di rivederci presto. Ci vedremo sicuramente. Giuliana Fasolino, hai visto che non era poi? Eh? Anzi, detto, non, grazie dire, non, non, non dirmi che eh, ero un po' timida, <ride> ma primo non lo sei stata perché hai parlato diffusamente con grande proprietà di linguaggio. E Quindi insomma mi devo complimentare con te. Grazie. E poi eh, è passato anche in fretta questo salotto. Sì, no? infatti, volevo ringraziare per l'invito. Assolutamente... È la prima volta che partecipa a una trasmissione del sì. genere. Sì, 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 sì. No, proprio a una trasmissione. In la tua in come ti è sembrata da qui. Volevo quindi. ringraziare sia per l'invito e poi per la simpatia e per la piacevole serata che ci ha dato modo di trascorrere. È diverso viverla qui perché sì. vedi un sacco di cose a casa. Eh, sì, non sì, vedi sì, scappare sì. le persone non vedi i tecnici tuffati sotto le sedie sì, eh? sì, sì, sì. A complimenti si... a tutti comunque complimenti davvero no, complimenti Anche a Sara. te e yeah. in bocca al lupo e poi Grazie. magari vediamo questa storia perché magari prendiamo una puntata Va bene Sara, grazie per essere stata qui. Direttore, grazie a lei, grazie ai nostri ospiti in studio, ai nostri amici telespettatori. Grazie per essere stati qui con noi a questa puntata di Domenica Sport. Ci rivediamo domenica prossima, intanto vi auguro una buona serata. Però lanciamo questa sì, speciale. La seconda parte del, del, del Molise. Sì, sul ventitresimo Rally del Molise. Quindi rimanete con noi qui su Tele Molise, intanto ci rivediamo domenica prossima. Grazie, arrivederci. Allora, siamo sulle, sulla tribuna montata dall'Aci Molise per assistere al 23 Rally del Molise. Nello scenario del vecchio Romagnoli, adibito a festa, per questo ventitresimo Rally del Molise, prova spettacolo con 48 equipaggi iscritti. Prova spettacolo, trofeo Aci Show alla memoria di eh, Giuseppe Matteo. A cui è dedicato questo trofeo, e più in generale il 23 Rally del Molise. Nel dettaglio, andiamo a vedere le interviste, il backstage e tutte le immagini di questa prova speciale. Oh. Senza trucchi, mi piace se li perdi tutti, mi piace anche senza nome, mi piace quando non si... Allora siamo con Daniele Erriu, mi dicevi Vicentino, Vicentino ma... Vicentino Padovano di adozione. Insomma, fino a capobasso un po' di strada ne hai fatta, eh? Ma guarda, per lo sport, chi non fa sacrifici? Per me non è un piacere di più. Soprattutto portare all'esordio un ragazzo, alla sua prima gara, è un solista, ha sempre corso da solo. E adesso vediamo cosa... Come se la caverà un po' con, eh, con le notte, qui con contro gli orari e vedremo. Ecco, questo Rally del Molise insomma, ha richiamato tanti appassionati. C'è cioè questa organizzazione con la prova speciale e poi naturalmente la corsa vera e propria, però voglio dire si è ben articolato anche da parte dell'organizzazione. Ma per adesso non ci sono stati intoppi. La prova l'abbiamo provata un paio d'ore fa, è gradevole. Sono un percorso che si gira tre volte. E poi la giornata di domani sono prove speciali insidiose, belle, se sbagli <ride> ciao mare! Questa prova iniziale dedicata al trofeo Giuseppe Matteo con queste macchine nel corso è anche un po' scenografico diciamo? Ma direi di sì, direi di sì, qua di scenografia ce n'è veramente tanta, gli organizzatori hanno avuto veramente buon gusto, sto, sto vedendo... Una folla ma veramente bella, per pochissimi iscritti, che è quasi 50, a vedere un fiume così di persone vuol dire che ha richiamato veramente tutto il paese. E questo per noi che corriamo dà veramente gioia, ma tanta gioia. Soltanto sì. si appesa il tuo braccio, affianco a te il tuo oro e il cartie prendi pezzi di me. Uno tira l'altro ma io tengo l'ultima parte del puzzle. Potrei pagare tutto andare via. Allora siamo con Angela Moffa, pronta a questa prova speciale, no? Sì, sì, siamo pronti, siamo pronti. Ecco, con che macchina corri? la Peugeot 106 Rally. La stiamo <ride> inquadrando. Sì 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 dietro di me. Senti su sei, sei di qui quindi possiamo dire che giochi in casa. Sì diciamo di sì almeno su Busso e Bosco Macere sì stiamo in casa. Si <ride> gioca in casa quindi insomma le strade si conoscono meglio. Sì sì più o meno sì ovviamente sì. Ecco questa attività del rally ti diletti tutto l'anno oppure solo in alcuni <ride> periodi? Solo in alcuni periodi perché i rally costano tanto e sono 8 anni che corro, sono 4 anni che non faccio più un rally però c'è sempre quella adrenalina, quella voglia di farlo giustamente, però costa, costa non tanto di più, e... però finché ci sono i soldi, i sponsor che ti aiutano, e quindi si fa. Assolutamente, quindi poi la passione a veicolare questo tipo di manifestazioni, devo dire, però c'è tanta gente che vi sta sostenendo. Sì, 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 normale, amici, soprattutto di casa, e sì. Sono tanti, per fortuna. Assolutamente. Allora in bocca al lupo e soprattutto che questa prova, tra virgolette, di casa per te possa andare nel migliore dei modi. Vive il lupo, grazie mille. Senza noi voi siete Ogni da sola vale. ogni da male siamo con Andrea Minchella dalla provincia di Frosinone, giusto? No? Eh, siamo pronti eh, per questa prova speciale? Sì, sì, vengo da Castro devolci. Sì, siamo pronti. Ecco, adesso facciamo la pedana di partenza e poi proseguiamo per fare la prova speciale, la prova spettacolo. Ecco, siamo vicini alla tua vettura. Eh, che vettura è e che tipo insomma, di macchina usi? È una skoda Fabia R5. E immagino che ci sia. Tutto il lavoro possibile vicino, sì, vabbè. Questo, diciamo, è, il, cioè, è, la, è ad oggi la macchina più performante che c'è: l'R5 è l'evoluzione, la, la macchina più evoluta, diciamo. cioè C'è il VRC e poi c'è l'R5, che la macchina, sono più le macchine più evolute, assolutamente. Senti da, dalla provincia di Frosinone, insomma, non sei lontano qui a Campobasso, ma conoscevi l'organizzazione oppure ti ha richiamato questo Rally del Molise? No, Io sono comunque amico di Mario Testa e mi ha fatto piacere comunque venire qui alla gara organizzata dall'ACI e ci sta lui dentro e sono contento. Cioè, mi ha fatto piacere per un amico fare la gara e comunque sono contento perché belle strade, bella organizzazione. Assolutamente, senti una prova speciale e poi si farà sul serio con la gara vera e propria? Eh, prova speciale sì, <ride> prova speciale poi comunque uno, ognuno dà il meglio che può. Assolutamente, senti tanta gente vi ha accolto qui soprattutto al centro, credo che sia comunque una bella soddisfazione vedere tante persone che magari poi si avvicinano e ti chiedono anche qualcosa sulla macchina. Sì, infatti non mi aspettavo del pubblico, tanto pubblico qui a Campobasso, diciamo alla partenza, cioè tanto tanto pubblico. Ai, 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 ai. Se se diventi killer, che sai cos'è da dire, pille, mi piace, anzi mi esalta la personalità tua alfa. Dici che ogni certezza ci uccide, che l'uomo vive attraverso le sfide, dici che sai che ti portano i guai con la faccia da brava, e il cuore per strada mi fai. Allora siamo con la combinata a casa dei e Isidori, allora da Cesena, eh, un po' di strada anche voi? Sì, dalla Romagna. Siamo giù a testare questa macchina, a vedere se va bene, speriamo bene. Dai, speriamo una bella gara. Che macchina avete come equipaggio? Eh, una Skoda R5, la guidiamo per la prima volta. Di solito guidiamo la Fiesta, abbiamo voluto provare questa. Vediamo, dai, il percorso è molto bello, ci piace. Vediamo domani, anzi stasera. <ride> Ecco, siete, siete appassionati, no? Voglio dire, eh, lo fate per passione o durante tutto l'anno? No, per passione, quando ci ritagliamo un po' di tempo da lavoro, la facciamo la garettina, dai, ci divertiamo. E poi insomma, queste manifestazioni sono anche l'occasione poi per trascorrere un weekend fuori, per stare un pochino in tranquillità e divertirsi. Eh, tranquillità non so quanto, ritorni a lavorare che si più stanca di prima, <ride> però c'è soddisfazione, c'è soddisfazione, è bello, è bello. È bello, insomma poi la passione possiamo dire, veicola lo sport, no? Eh? Lo possiamo dire, perché poi si fanno tanti sacrifici. Specialmente, è una grande passione, purtroppo è fatica, potrebbe correre di più, ma è fatica perché lavorando, dai, ogni tanto, fortuna che ogni tanto prendiamo via, e riusciamo a svagare. Stavolta ci siamo venuti un po' troppo in giù. Senti, <ride> Però è la prima volta che venite nel Molise? Sì, è la prima volta, perché c'è mio fratello che organizza qua quest'anno. Allora eravamo su un rap che mh, ci sono rotta la macchina subito, allora abbiamo detto mh, facciamo un altro rally, siamo di qua a farlo. Speriamo bene, dai. Vabbè, con l'occasione magari se vi trovate bene, io me lo auguro che potete in un domani ritornare. Certo, sicuramente. Senza noi non siete niente. Senza noi voi siete per se. Ogni donna da so! Siamo con Jacopo Civelli, insomma mi dicevi che c'è un bel miscuglio perché tu sei di Milano, il navigatore è di Modena e la macchina è svizzera. Come è nato insomma questo triangolo? Ah, è la, la prima gara che facciamo con la scuola, quindi cercavamo un rally abbastanza completo dal punto di vista tecnico. Ora abbiamo chiamato direttamente Giuseppe Testa, chiedendo dei consigli, lui... Cioè, alla fine ci ha convinto, passati dieci minuti di telefonata, ci ha convinto. Assolutamente. Senti, è la prima volta che sei qui nel Molise. No, ho fatto un rally di Termoli, credo, otto anni fa. Quindi. Insomma, Quindi passati un po' di anni. Esatto, là c'era il mare, qua, eh, oggi è più fresco, più però. Fresco. Ascolta, ventitresimo rally del Molise, c'è questa prova speciale è spettacolo, perché in città, poi devo dire, c'è anche tantissima gente in una serata comunque mite per le nostre temperature te lo posso assicurare e poi ci sarà la vera e propria gara eh, di, di domenica la, la spettacolo mi piace molto, devo essere sincero quindi spero di riuscire, di riuscire ad essere un pochino più aggressivo le prove sono molto tecniche e impegnative quindi secondo me faremo un po' fatica all'inizio avendo la macchina eh, nuova diciamo, per noi nuova insomma questo rally è una passione immagino anche per te lo fai durante tutto l'anno oppure saltuariamente Ultimamente è stato realmente, cercheremo prossimamente, l'anno prossimo, di, di correre sempre più presenti. Piano B è lo scenario tipico. Mi rincorri e con te non è stalking. Piano ci è consumato il rito e senza fede la vita tua procede. Disertato un nascondiglio e fatti guardare meglio. La gente pretende, vuole vedere la ragazza Kill. Chi... Allora siamo con Sonia Tiberio di Ortona. Anche voi presenti a Rally del Molise. Come è nata questa voglia di venire qui? Eh, allora è nata che c'è cioè, il mio pilota che voleva correre eh, prima gara e eh, quindi niente io diciamo che tra virgolette un pochino più esperta pochino eh, non esageriamo e quindi niente un amico e eh, abbiamo deciso di gareggiare di, di scendere insomma qualche sì, chilometro di scendere qualche, <ride> qualche chilometro bravo e venire, venire qui a Campobasso poi ci sarà la prova itinerante nel Molise che macchina correte? questa è la nostra macchina una 106 N2 106 N2, insomma, pronta per questa prova speciale. Pronta? Pronti? pronti dai, oh, pronti. pronti. <ride> Senti, come com lo vedi il percorso della gara? Allora, il percorso è, è, è abbastanza selettivo, diciamo. E nel senso che le strade non sono autostrade, quindi è abbastanza difficoltoso e niente. Andremo con i piedi di piombo, dai! Sì. Purché di arrivare. Ecco. Anche per voi, immagino, lo dicevi prima, è una passione, no? perché sì. poi magari nasce l'idea di andare a fare un rally, vi organizzate e andate, questo sì. è più o meno sì. il format, no? Sì, io ho il mio ragazzo che comunque corre da diversi anni, eh, in questo caso sta lavorando, quindi è in assistenza, lui è il preparatore delle macchine, e quindi niente, io mi diletto, <ride> mi diletto, diletto. a navigare un po' di... Un po' di nostri amici, solo questo. E allora in bocca al lupo. Grazie mille, grazie ragazzi. Per le frenate violente si sì, infiamma il disco, diventa davvero rosso incandescente, non per lo spettacolo di altri tempi del presente che appunto infiamma i rischi e rendono incandescenti il rosso fuoco e fa così. Dunque, suggestione su suggestione. con una conoscenza perché Martina è a campo quindi ti conosciamo bene pronta anche tu per questo rally del Molise Sì, ci proviamo la gara in casa è sempre quella un attimo più tosta diciamo no eh, un po di ansia c'è eh, perché girare per le strade di casa con la macchina da corsa è tutta un'altra un cosa e niente abbiamo concluso il campionato con una rottura quindi speriamo un problema meccanico eh, speriamo di riuscire a concludere questo rally Assolutamente, insomma corri sempre con la tua macchina sponsorizzata da Acqua Molisia. Sì, sì, siamo qui con la C2, eh, la Citroen, eh, col Team Trodella e ringrazio, ne approfitto, eh, tutta la Dior SPA, spero che vengano a vedermi stasera e stiamo bevendo tutti Acqua Molisia in questi giorni. <ride> Anche per stare un po' più tranquilli in vista. Sì, de... sì, sì. Vabbè, io penso che Rally del Molise, Acqua Molise, Martina, cioè uh, sono, sono gratissi, grata a loro e sono contentissima che uh, riusciamo a fare la gara in casa appunto con Molise. Ecco, molto bella questa prova spettacolo. Ora, noi siamo di Campobasso, lo possiamo dire, però è bello vedere così tanta gente che circola, gira tra le macchine e poi persone che. Vi vedranno all'opera. Sì, tanti curiosi anche perché diciamo che a Campobasso, non come nelle altre regioni dove ogni domenica c'è una gara, ce ne sono relativamente poche. e Quindi sì, si movimenta un attimo la città e la prova spettacolo al centro, che dire è spettacolare. Poi soprattutto, insomma, è un memorial, è stata intitolata come memorial e siamo tutti contenti di correre appunto per nel ricordo. E proprio nel ricordo è stata anche, è una bellissima serata, quindi ha favorito anche lo perché magari qui si correva questo rischio a fine settembre. Sì sì, fino a una settimana fa il meteo portava pioggia sabato e domenica quindi siamo felicissimi. Incrociamo le dita per domani perché poi molise non si sa mai, Senza trucchi, mi piace se li perdi tutti. Mi piaci anche senza nome. Mi piace quando non si dorme. Mi piace soltanto se appesa al tuo braccio. Affianco a te, il tuo oro e prendi pezzi di me. Uno tira l'altro, ma io tengo l'ultima parte del puzzle. Potrei pagare tutto andare via. Siamo con col pilota Pasquale Pucella dalla provincia di Benevento. Pronto ad entrare in scena con, con quale macchina? Con una 106 maxi e preparata dalla Mito Racing Team, vettura ormai non più sconosciuta, data che è la terza gara con cui partecipiamo, cioè nel senso che partecipiamo con questa macchina. E speriamo di capirla sempre di più e di migliorarci. Insomma. Senti, pronti per questa prova speciale? E poi domani naturalmente ci sarà la, la gara. Sì, sicuramente questa, questa sera è molto show e um, ci sarà pochissimo di pratico, anche se c'è un'ottima atmosfera qui a Campobasso e quindi speriamo di migliorarci sia stasera che domani. Ecco, sei vicino in termini di, di chilometri, ma è la prima volta che vieni qui oppure hai già partecipato a qualche altra gara? No, eh, qui a Campobasso è la prima volta da pilota, però abbiamo partecipato con il team, eh, con altri equipaggi, quindi ho seguito, ho seguito la gara dall'esterno e devo dire che l'accoglienza a Campobasso è sempre una delle migliori. Ecco, questo naturalmente ci fa piacere e poi dobbiamo dire che ci sono diverse vetture. questa presenza nel centro è bella perché poi c'è tanta gente che eh, vi ha chiesto, si è avvicinata. Sì sicuramente ci sono vetture anche molto molto più competitive della nostra, però noi partecipiamo e vediamo la gente curiosa perché è un, un, magari è un evento nuovo qui a Campobasso, però ci fa sempre piacere insomma. Un'ultima cosa anche per voi è passione totale, chiaramente poi si lavora in team però è la passione per, per questo sport a portarvi avanti. Sì, sicuramente non troviamo nessun beneficio economico, è solamente la passione che ci motiva, quella nostra, quella del team, quella dei meccanici e quella degli organizzatori soprattutto. Oh, oh, oh. Senza noi non siete niente. Senza noi voi siete per Ogni donna da sola vale non farlo male uguale prima, allora Raffaele Panichella, che insomma sei di campo basso, però mi dicevi che vivi a pescara da, da Beh, tanto. Sì, ormai vivo a pescara da tanti anni, però questa per me è la gara di casa, quella che sento come la mia gara, perché quando ero piccolo. È stata la prima gara che ho visto e quella che mi ha fatto appassionare a questo sport, per cui ovviamente c'è un'affezione particolare, importante. Assolutamente insomma, perché poi si torna sulle strade che magari conosci nel migliore dei modi, poi credo che eh, da eh, Campobassano vedere questo centro così. Sistemato con tante persone che poi sono presenti, è davvero molto bello. Beh, è sempre una soddisfazione perché questo è uno sport che attrae gente, attrae turismo e questa regione, questa città ha bisogno comunque anche di queste iniziative per avere più visibilità. Quindi, è un'occasione importante per tutti. Ovviamente, è un momento di sport agonistico, quindi per noi che siamo in gara, sarà importante insomma, fare tutto per il meglio, cercare di andare forte senza fare errori. E poi a fine gara si vedrà se siamo avanti o siamo dietro. Speriamo avanti ovviamente a perché l'obiettivo è sempre di stare avanti assolutamente, poi si compete sempre per arrivare ad un risultato, ad un obiettivo no? certo, almeno i propositi devono essere quelli altrimenti cioè, se non c'è questo obiettivo è meglio andarselo a vedere le gare però comunque cercheremo, almeno noi, di fare del nostro meglio di spingere al massimo e domani sera si vedrà insomma Ecco, con il vostro team girate molto oppure insomma, lo fate più saltuariamente anche Beh, insomma, per gli impegni di lavoro. Gare, ora siamo reduci dal rally del Gargano 15 giorni fa, una gara molto bella di Coppa Italia, è finita bene perché abbiamo vinto la nostra categoria, quindi siamo ancora carichi di entusiasmo per questo, eh, però questa gara è molto più tecnica, quindi è un rally veramente difficile, eh, le strade sono impegnative, veloci, c'è cioè più sconnesso, quindi è più facile fare errori. Quindi mh, Speriamo di non farne, però eh, insomma, fa parte del gioco. I rally sono anche questo. Quindi bisogna adattarsi al percorso e cercare di non sbagliare andando più forte possibile. Buon occhio e bye bye. Ti faccio fare un viaggio dentro di me. Saluto a tutti. Bye bye. Ti mostro un mondo che nella realtà non c'è. Lasciamo tutti e bye bye.